direi che possiamo iniziare siamo già abbastanza in ritardo ma se non iniziamo in ritardo a Milano non, non, è, non è un evento figo e inizio presentandomi super brevemente mi chiamo Roberto Sensi lavoro per ActionAid e mi occupo di um, politica alimentari. oggi io sarò il moderatore sono il facilitatore di una discussione e prima di entrare, eh, questo, prima di entrare nel merito di questa discussione eh, volevo invitare un attimo sul palco Emanuela Vita e Marco Mazziotti eh, per dare un saluto da parte del Comune di Milano, perché questa iniziativa si eh, viene svolta grazie a un progetto, un progetto europeo che si chiama Food Wave, un progetto che eh, vuole lavorare su... Il tema della sensibilizzazione e dell'attivazione giovanile su, sul, sul nesso cibo-clima ed è un progetto guidato dal Comune di Milano. Per cui eh, mi faceva piacere avere a Marco e Emanuela a fare un saluto e a dire due, due parole di saluto. Quindi chi vuole iniziare? Marco o Emanuela? Wow. Inizia Marco, prego. Grazie, Io amico. mi allontano così. Io tolgo la mascherina, così. grazie Roberto. Eh, salve a tutti, mi chiamo Marco Mazziotti, lavoro al Comune di Milano appunto. È, eh, seguiamo questo progetto Food Wave come capofila. Il progetto Food Wave è un grosso progetto finanziato da, dalla Commissione Europea che ha attività praticamente in tutta Europa e in Sud America. E a Milano abbiamo, abbiamo diverse attività nelle ultime settimane, negli ultimi mesi e nelle ultime settimane a Milano con diverse street actions abbiamo un po' riempito le, le strade e i quartieri. Grazie alle associazioni giovanili, grazie ai giovani. Eh, questo perché l'amministrazione comunale eh, ci tiene a che questo problema venga affrontato anche grazie al, eh, al supporto dei giovani, dei giovani milanesi e dei giovani in città. Ringrazio chiaramente ActionAid per, eh, per aver organizzato questo evento, eh, hanno fatto un lavoro incredibile, straordinario, in realtà li ringrazio anche per tutto quello che fanno eh, insieme al Comune di Milano al progetto Food Wave. E ecco appunto ringrazio soprattutto anche per questo evento perché so che non è stato facile organizzare in questi giorni, eh, soprattutto ecco, anche a causa delle restrizioni del Covid che ci sono ancora, non è facile organizzare eventi. E passo la parola a Emanuela eh, che è la project manager del progetto Food Wave a livello internazionale, quindi la coordinatrice generale eh, che lo segue per conto del Comune di Milano. Grazie mille. Grazie Marco e buonasera a tutte e a tutti, e mi accodo ai ringraziamenti. Eh, quello che ci tengo a dire è, prima di passare la parola ai relatori che sicuramente avranno molte cose da condividere con noi stasera e, che fu doveva una grande sfida e il comune di Milano come diceva Marco è capofila di un progetto internazionale che tiene assieme 17 municipalità 13 ONG e gruppi informali di giovani la grande sfida è questa è quella là di, di mettere a sedere a un tavolo policy makers società civile e e giovani utilizzando gli strumenti dell'arte e della creatività come strumenti di cambiamento. E ci stiamo provando, eh, abbiamo iniziato il progetto e ha preso il via due anni fa, abbiamo voi come compagni di viaggio, quindi ringrazio sicuramente chi in questo momento è seduto davanti a me perché è protagonista delle attività che stiamo realizzando nella città di Milano. E... Il titolo di questa iniziativa organizzata con noi da ActionAid è appunto Nutrire il futuro. E in questi giorni in Milano eh, lo vediamo già il futuro, le strade sono eh, piene di ragazzi che chiaramente eh, fanno delle richieste ben precise, ci sono policy makers eh, in altri luoghi della città e insomma il futuro è già qui e spero che sarete con noi. E questo è in qualche modo un'occasione per tirare le fila rispetto a quello che Food Wave ha fatto in questi due anni, quindi eh, ascolterete i protagonisti delle attività, vedrete dei video realizzati non soltanto nella città di Milano ma eh, in tutte le, le, insomma, le 30 sedi in cui sta, si sta realizzando Food Wave e, e niente, speriamo che sarà come dire, un momento di sicuramente... Ehm, reso conto, condivisione e rilancio del progetto. Quindi buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie, grazie, grazie Manuela, grazie Marco. E, e, allora di che cosa parleremo? Ovviamente Emanuela faceva riferimento a, a, come dire, a mobilitazioni che oggi si sono svolte su Milano. Milano in questo momento è un po' la capitale politica. Sul tema clima, no? ci sono i negoziati pre-COP, eh, prima di quelli di Glasgow, c'è la Youth Cop. Eh, parleremo quindi in qualche modo di cambiamenti climatici, però lo faremo da una prospettiva specifica, che è quella del cibo. Eh, interrogheremo il clima a partire dalle politiche alimentari. Eh, noi sappiamo che l'agricoltura è sicuramente il settore più esposto agli effetti dei cambiamenti climatici, ma è anche il principale contributore. Eh, per cui eh, serve una transizione questo è inevitabile, eh, dei sistemi produttivi. Questa transizione è una transizione che viene governata dalle politiche, non può essere una transizione eh, solamente in qualche modo dei mercati, eh, però in realtà eh, ci può essere il contributo sicuramente anche degli attori privati e, e quindi in questo senso anche dei, dei consumatori. E una transizione che però deve essere anche giusta, non solo sostenibile, quindi deve coniugare equità e eh, sostenibilità. Altrimenti non è una transizione, d'accordo? Quindi oggi noi eh, cosa faremo? Faremo un viaggio e ce lo racconterà. Chiamo il primo, il primo ospite che è eh, Gilberto Mastromatteo, giornalista della eh, radio televisione, no, giornalista freelance che ha fatto una serie di. Eh, di inchieste e di approfondimenti per la radio-televisione svizzera. Vieni Gilberto, intanto così ti siedi. E lui, lui ci racconterà una serie di storie, perché partiremo dal cambiamento climatico come impatta sull'agricoltura eh, nel nostro paese, perché l'idea è un po' riflettere anche guardando a casa nostra. No? E poi, dopo Gilberto, eh, anzi Gilberto interverrà dopo, ho sbagliato, però prima interverrà Andrea Magarini e chiamo anche Andrea, se può venire sul palco. Andrea è responsabile dell'ufficio uh, Food Policy di Milano eh, e noi racconteremo la transizione eh, a partire dalle città, perché il progetto Food Wave parla delle città e parla delle politiche alimentari delle città. E poi chiamo invece, diciamo, non sono i tre discast, ma sono altri tre contributi eh, che vengono dai protagonisti invece di questo progetto, che sono i giovani. Ehm, Ahimè io non sono giovane, non posso dire che sono anch'io un protagonista di questo progetto, sono un diversamente giovane che col, contribuisce a questo progetto. E, e, no, guarda che poi mi fa malissimo ogni volta che lo dico. E chiamo Virginia Pignata, Ottavia Pieretto ed Emilio Bianco. Virginia, Ottavia ed Emilio... Eh, Cercheranno in qualche modo di riflettere su questi stessi temi a partire dal, dal, loro, dal loro ruolo, che è il ruolo di attivisti di Food Wave. Sono i protagonisti. Quindi, poi in realtà non solo sono attivisti di Food Wave, ma hanno anche, come dire, loro storie professionali e storie di, di attivismo alle spalle. Questi sono i protagonismi di questa giornata, di questa serata, scusate. Io vi dico, sediamoci e. Mh, il primo intervento, no Andrea tu non ti siedi perché sei il primo che parla, no, dipende cosa vuoi fare, se vuoi parlare seduto o vuoi parlare qua giù, libero fai un po' tu, come preferisci, allora Andrea ok perfetto, e, allora, io, allora io mi metto là, eh, allora Andrea, eh, oggi sostanzialmente vogliamo riflettere su due aspetti che sono produzione e consumo. Che sono due eh, diciamo, dimensioni chiave dei, dei sistemi alimentari. E, e quindi, quale come dire, persona più indicata per, eh, per, per raccontarci e per spiegarci come le città possono promuovere sistemi alimentari sostenibili, come il responsabile dell'ufficio della football Policy, il Andrea, a te la parola, hai dieci minuti. Grazie. Posso parlare senza mascherina? Sì, la regola è Grazie, grazie per l'invito. Io inizierei fin da subito chiedendovi quanti di voi conoscono la food policy, cioè sanno cosa sia la, la politica alimentare del Comune di Milano. Proprio con una, con una mano su. nessuno? Nessuno, nessuno, nessuno? Ok, allora vi racconto in, in tre secondi e poi magari parlo un po' del, del tema della, della serata. Eh, il Comune di Milano nel 2015 ha ospitato un grandissimo evento, Expo. Eh, e eh, ospitando il grande evento il sindaco di allora si interrogò su quale eredità poteva lasciare alla città. Tra le eredità di un grande evento ci sono tendenzialmente le infrastrutture, cioè il sito, le metropolitane, eccetera, 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 eh, ma ci possono anche essere altre eredità, eh, altre eredità dirette e indirette, evidenti e non evidenti. Una di queste era una nuova politica del Comune di Milano, una politica che si occupasse del tema. Eh, di Expo ed era appunto il cibo. Eh, il Comune di Milano come istituzione, ma diciamo in modo un po' più esteso, la città di Milano, quindi anche tutti gli attori che contribuiscono a rendere la città tale, eh, da, da sempre si sono occupati di cibo, ma veramente da sempre, dal 1900 il Comune ha deciso di costruire eh, le mense scolastiche, di gestirle e ancora oggi le gestiamo direttamente. Eh, è proprietario terriero di circa 900 ettari dentro il territorio dell'amministrazione di 53 aziende agricole. Eh, abbiamo un grosso polo industriale che è, perdone, logistico che è l'ortomercato. Ecco, attraverso tutte queste attività da sempre si è occupato di cibo, ma lo faceva appunto in modo disorganizzato. Eh, il commercio seguiva i mercati, l'educazione seguiva le mense. Eh, le politiche sociali si occupavano degli aiuti alimentari eccetera 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 l'innovazione, l'idea del sindaco Pisa Pia fu quella di aggregare tutte queste attività all'interno di un'unica politica la food policy, la politica alimentare nel frattempo il sindaco è cambiato, eh, il, quello che fu l'amministratore delegato di Expo diventò sindaco eh, e ha deciso di mantenere questo impegno ha mantenuto questo impegno, l'ha potenziato, ha costruito un ufficio nel gabinetto. Detto così, forse suona un po' male. Però è nel gabinetto del sindaco suona ancora un po, più male, un po' peggio. Diciamo nel, nella struttura che segue appunto il sindaco, che in modo un po' arcaico viene ancora chiamata gabinetto. Eh, e io ho il piacere, appunto, di, di coordinare questo, questo ufficio. Eh. Nesso cibo clima: Nesso cibo clima è importantissimo perché ci permette di rileggere tantissime competenze dell'amministrazione, ci permette di sperimentare attraverso tutte queste infrastrutture che abbiamo come poter guidare una transizione verso un sistema alimentare più sostenibile dal punto di vista ambientale, non solo ambientale perché una delle... Attività più interessanti, più impattanti che il Comune ha fatto negli ultimi due anni è tutta una strategia integrata di contrasto alla povertà alimentare. Eh, durante l'emergenza, durante il primo lockdown e nel post pandemia, eh, stiamo supportando in modo molto concreto, quindi con aiuti alimentari e con buoni spesa, circa 100.000 persone, quindi diciamo una parte importante della, della cittadinanza, eh, però tornando al nesso cibo-clima eh, abbiamo cercato di fare alcune sperimentazioni, quindi una era cosa diamo da mangiare ai bambini delle mense. Eh, gli diamo da mangiare un cibo buono, un cibo sano, un cibo sostenibile, ecco in questi anni abbiamo lavorato per guidare una transizione verso un cibo più plant-based, quindi più di origine vegetale. Abbiamo sostituito alcuni prodotti, alcune materie prime molto impattanti che richiedevano molta acqua, molto suolo ed erano anche gener generatori di grosse emissioni con legumi, lenticchie ehm, e altri prodotti, diciamo, molto più sostenibili. Abbiamo, ci siamo mossi per fare questa transizione in modo molto tattico: nel senso che. Attivisti ambientali, quindi dovreste sapere che la città di Lione eh, è salita all'albore delle cronache europee qualche mese fa, qualche settimana fa, in realtà, eh, perché ha deciso di cancellare da oggi al domani tutta la carne rossa delle mense. E quindi grandissime sollevazioni di, da parte degli agricoltori, grandissime sollevazioni da parte dei genitori, perché sono sempre dei temi molto dibattuti questi. Eh, noi abbiamo fatto la stessa cosa in cinque anni, ogni sei mesi. Ogni sei mesi abbiamo cambiato un ingrediente, eh, ad esempio introducendo il ragù di soia prima nella pasta pasticciata, sei mesi dopo anche nelle lasagne e sostituendo appunto il ragù di origine animale, eh, piuttosto che abbiamo sostituito il, il manzo con il tacchino, che ha un impatto ambientale molto inferiore le carni bianche rispetto alle carni rosse. Abbiamo introdotto delle crocchette di legumi che sono molto apprezzate dai bambini e un tortino di legumi che invece è totalmente disapprezzato dai bambini. Quindi diciamo, stiamo, abbiamo lavorato in modo tattico insieme ai genitori, insieme alle commissioni mensa, insieme alla direzione educazione, insieme ad ATS che è questa istituzione regionale che ci autorizza o non autorizza ad utilizzare un menù piuttosto che un altro. In, tutto, in questo modo abbiamo costruito un consenso su quella azione, quindi non abbiamo detto dall'alto bam, basta carne rossa, ma abbiamo lavorato in modo molto lento, e molto diciamo, più strutturale per cambiare, per costruire un'innovazione istituzionale, fra virgolette. E l'abbiamo fatto con un approccio scientifico, perché da un lato sperimentavamo questi nuovi piatti, quindi li inserivamo in un processo industriale. Noi produciamo ogni giorno 85.000 pasti. 17 milioni di pasti all'anno. Abbiamo 600 mense, 400 sono scolastiche, 200 sono di asili nido, eh, 26 centri cottura e ogni anno vengono acquistate circa 10.000 tonnellate. Eh, tutti questi dati vengono inseriti in un calcolatore con il World Research Institute che ogni anno ci restituiva l'impatto ambientale di questi cambiamenti. E anno dopo anno abbiamo visto che la riduzione è stata consistente. Siamo arrivati lo scorso anno a ridurre del 20%. Eh, le emissioni di CO2 equivalenti dei nostri, acquisti, dei nostri acquisti pubblici delle mense questo è un esempio di come si può sviluppare una politica alimentare in modo concreto eh, è fatta da giovani, nel senso che nel nostro ufficio lavorano trentenni io ho appunto 33 anni ma anche ah, ci sono, diciamo, nel nostro ufficio sono probabilmente con la qualità più alta. Eh, ci sono tantissime persone che si stanno formando su, questi, su queste tematiche. La scuola di attivismo è uno dei luoghi che permette di ragionare e di approfondire e di sviluppare legami, relazioni, conoscere quali sono gli strumenti, quali sono le politiche. Ecco, il mio invito è quello di partecipare alle occasioni di confronto, partecipare ai bandi del Comune, perché il Comune pubblica bandi eh, insieme a Marco degli Affari Europei. Stiamo, diciamo, in, questa, in questo mandato abbiamo vinto tanti, tanti progetti, eh, Food, Food Wave è, è un progetto appunto che si occupa di consapevolezza, ne abbiamo anche altri, uno è un Horizon, eh, si chiama Food Trace, eh, insieme a altre 12 città abbiamo un altro Horizon che si chiama School for Change, appunto per continuare a lavorare sul tema delle mense scolastiche, in questi giorni ne stiamo candidando un altro e ecco, abbiamo tante occasioni per lavorare con, con nuove persone. Energiche, con voglia, che vogliono entrare nel comune di Milano. Eh, se non dovesse entrare nel comune di Milano ci sono tantissimi altri partner milanesi, Fondazione Cariplo, le università altri progetti che comunque hanno fame di persone con la voglia di fare. Ecco, questo è un po' l'augurio che, che vi faccio, oltre ad andare a votare dopo domani ehm, eh, sono molto interessato da quello che poi ci racconterete per darvi delle reazioni su quali sono gli strumenti che io vedo da, 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 dalla Casa degli attrezzi che con il Comune abbiamo eh, per poter trasformare le buone idee in azioni, le azioni in attività concrete e poi monitorarle e vedere come trasformarle in una scalabilità più alta. Grazie ancora. Grazie, grazie Andrea. Tra l'altro quello che tu dici secondo me è un... Cioè, l'occasione di averti è anche un'occasione per creare un dialogo effettivamente su, anche, anche di conoscenza, perché poi c'è tutta una ricchezza di, di lavoro che il Comune di Milano svolge su questo ambito che non è sempre conosciuto nel senso, a volte si conosce il risultato finale, però è interessante anche capire come ci si arriva, perché una cosa che ha detto Andrea fondamentale è che la food policy sì è bella, però quando una politica non esiste, costruirla è un lavoro lunghissimo e ve lo dice chi lavora proprio sul tema delle politiche dal punto di vista dell'advocacy della società civile. Per cui vedere anche come dire una politica con un pensiero strategico costruita e implementata e portata avanti è anche come dire anche dal punto di vista proprio come dire, conoscitivo è, è assolutamente utile e aiuta un po' credo e questo è uno sforzo che dobbiamo fare tutti anche a calare, precipitare un po' sui contesti, no? i principi, le idee le, le, cose, le cose che abbiamo e poi ovviamente bisogna criticarlo perché se non si critichiamo non siamo, non siamo contenti e soddisfatti quindi Andrea grazie, io direi dopo secondo me ci sarà occasione per riprendere. Adesso invece eh, ritorniamo un po' sulla, sulla, diciamo sulla narrazione più, più generale con, con Gilberto. E Gilberto, noi volevamo, volevamo chi ci raccontasse storie, però con un pensiero dietro, non volevamo l'espertone che ci spiegava che cos'è il nesso cibo-clima, perché eh, quello, a parte che sono appunto le, un quarto alle otto la sera e quindi non ci sembrava opportuno, però a parte quello, volevamo veramente eh, come dire, partire da, da che cosa succede veramente e partire da quelli che, non lo so se è corretto definirli anche, possono essere degli hotspot, diciamo, agricoli climatici in Italia, non nel mondo. E, e Gilberto ha fatto un lavoro super interessante ehm, e l'ha fatto, come a me piace molto, partendo da specifici prodotti e raccontando in qualche modo a partire dal prodotto eh, il nesso. E io lo trovo una cosa estremamente, estremamente efficace. Eh, C'è anche un altro libro di un giornalista collega di Gilberto, perché poi loro sono, lavorano molto, molto insieme, che si chiama Stefano Liberti, che anche lui ha fatto la stessa cosa. Ha raccontato la globalizzazione alimentare a partire dalle grandi commodity. E secondo me è un, è un modo molto efficace di, di capire come funziona. Ecco, Gilberto ha fatto appunto queste, queste inchieste per la radio-televisione svizzera, poi dopo ce le racconta, ce le spiega meglio, proprio a partire da, da dei prodotti e ci ha raccontato il clima che cambia e come impatta su questi prodotti ora io lascio la parola a Gilberto per raccontarci questa storia e anche a lui l'invito è quello di, di riflettere sulle politiche sul ruolo della città delle città, eh, come dire nel promuovere eh, come dire, la transizione che chiamiamo diciamo per vita, transizione giusta Gilberto tu hai, hai una mezz'oretta di tempo per... non so se vuoi andare alla... Sì, ok sì, sì, perfetto sì. spero che mi sentiate Buonasera a tutti, ho un po' di oggetti io qui, eccolo. Allora, intanto ringrazio per l'invito, ringrazio per l'occasione, per questa bella iniziativa, gli organizzatori Action Aid il Comune di Milano e eh, tutti voi. E, io mi chiamo Gilberto Mastromatteo, eh, sono un giornalista e sono autore di documentari e videoreportage per la RSI News che è la redazione multimediale della radio e televisione della Svizzera in lingua italiana, quindi siamo abbastanza vicini. Io ho iniziato a fare questo mestiere eh, diversi anni fa ormai, sono anch'io un giovane di ieri, e mi occupavo di migrazioni soprattutto, degli spostamenti delle persone lungo le rotte migratorie tra Medio Oriente, Nord Africa e Mediterraneo in particolare. Nel corso degli anni ho capito eh, che accanto alle questioni politiche e sociali come guerre, crisi internazionali, eh, persecuzioni religiose o di altro tipo, molto spesso ci sono delle cause ambientali. Eh, a costringere le persone a spostarsi ci sono delle motivazioni legate anche al clima che cambia e eh, come il clima che cambia ha effetti sull'agricoltura e dunque in molti casi sullo stesso sostentamento delle persone e così piano piano eh, ho iniziato ad occuparmi dei temi legati alla crisi climatica, del suo impatto sulle migrazioni, appunto questa è una serie di reportage che abbiamo fatto eh, proprio quest'anno in fuga per il clima, il lago che scompare, questa è una storia che viene dal lago Chad eh, che appunto sta scomparendo, però mi sono occupato anche di come questi cambiamenti eh, vengono affrontati da coloro che restano. E, e quindi dei tentativi di resilienza dei popoli autoctoni, eh, soprattutto in agricoltura e soprattutto dall'altra parte dell'oceano, perché siamo stati, eh, abbiamo intrapreso un lungo viaggio eh, che è partito dalla Patagonia alle soglie dell'Antartide, siamo stati nell'Aurucania cilena eh, dove i Mapuche sperimentano da tempo delle pratiche agricole sostenibili, poi nei deserti più aridi, il deserto di Atacama dove ci sono i nativi Atacamegnos che lottano per la difesa dell'acqua che viene depredata dall'industria estrattiva ormai da anni, il Sahara dove esistono interessantissimi tentativi di strappare coltivazioni al deserto e alla sabbia, soprattutto da parte di popolazioni locali come ad esempio i saharawi. E infine l'Artico, l'arcipelago delle Svalbard, che è appunto è questo arcipelago che si trova a un migliaio di chilometri dal polo nord geografico, dove la temperatura sale due volte più velocemente che nel resto del pianeta. Anche qui ci sono esperimenti di agricoltura estrema: e qui quello ero io, questo è la Polar Permaculture. Che appunto è un esperimento di agricoltura messo in campo da questo ragazzo italo-americano che si chiama Benjamin Widmar, e lui è praticamente il contadino più settentrionale del pianeta. E proprio qui, alle Svalbard, ha sede anche il Global Seed Vault, che è il grande deposito di tutti i semi del mondo. È una sorta di backup, un enorme pendrive nella quale abbiamo stoccato. Eh, copie dei depositi delle banche genetiche di tutto il mondo. Ci sono sostanzialmente tutti i semi del mondo. Perché alle Svalbard? Perché qui si contava che i semi potessero essere al sicuro nel ghiaccio perenne del permafrost. In un post-apocalittico futuro. Dovremmo poter ricominciare grazie alla biodiversità che è congelata nel Volt delle Svalbard. Eppure pochi anni fa anche in questo anche questo, ruolo, eh, questo, scusate, questo luogo si è rivelato eh, vulnerabile all'aumento delle temperature. Eh, Cos'è successo? Si sono verificate delle infiltrazioni d'acqua che hanno costretto a dei lunghi lavori di messa in sicurezza dell'intero impianto e quindi appunto anche il Volt si è dimostrato non essere sicuro. Quindi siamo vulnerabili. Siamo in pericolo, quello che mangiamo è in pericolo, muta, varia continuamente, le piante che lo producono si spostano e uno degli hotspot, come dicevi tu Roberto, di, di, di questo mutamento è proprio il nostro mare, il, il mare mediterraneo. Il mare su cui grossomodo viviamo tutti, il mare su cui eh, probabilmente molti dei nostri predecessori hanno coltivato. Io eh, personalmente... Questi sono i semi conservati nel Vault, però vi porto qui perché io personalmente sono il primo non rurale, si dice così, di una lunga dinastia di agricoltori. Cioè, mio padre è stato un agricoltore fino a 20-22 anni e poi si è trasferito in città. Mio zio ha coltivato la terra per tutta la sua vita, mio nonno ha fatto lo stesso, il nonno di mio nonno. Immagino che questa possa essere la storia anche di alcuni di voi. C'è stato un momento tra gli anni Sessanta e la fine del secolo scorso, in cui si è concretizzato questo allontanamento dalla terra, ehm, dalla terra ma anche dai suoi cicli. Abbiamo smesso di essere contadini, abbiamo smesso soprattutto di conoscere i ritmi della terra e di interpretare i segnali che ci vengono mandati dalle piante, di essere in fondo delle sentinelle. Dell'ambiente. Ebbene, per tutti questi motivi professionali ma anche personali poi in fondo, io ho cominciato a un certo punto a indagare gli effetti della crisi climatica anche sull'agricoltura e quindi sul cibo. In particolare, il mese scorso abbiamo intrapreso un viaggio eh, dalle Alpi alla Sicilia per capire cosa sta accadendo nelle nostre campagne. Ci siamo occupati. Di eh, cinque prodotti sostanzialmente: di olio, di vino, di grano e di due eh, tipologie frutticole, albicocche e frutta tropicale. Dunque, di alcuni degli alimenti più comuni, quelli che finiscono eh, sulle nostre tavole quasi ogni giorno. E abbiamo scoperto come, ad esempio, l'ulivo stia diventando una cultura sempre più diffusa ai piedi delle Alpi, attorno al lago di Lugano, in Ticino, a pochi chilometri da qui. Stanno aumentando anno dopo anno gli ettari coltivati a uliveto. E questo perché? Perché ci sono delle condizioni pedoclimatiche che mutano velocemente, ma che sono adesso molto migliori per l'ulivo. L'ulivo è una pianta che teme il gelo, soprattutto nella parte radicale, ed è per questo che è diffuso in tutto il Mediterraneo, che è questo nostro enorme boiler diciamo, che tiene le temperature miti. Intendiamoci: la presenza dell'ulivo è eh, in realtà storica anche in Lombardia. Le prime testimonianze della sua coltivazione risalgono addirittura al Medioevo, attorno al Lago di Garda, al Lago Maggiore. Eh, si utilizzava soprattutto per scopi non alimentari, ma per produrre l'olio lampante, cioè l'olio che si utilizzava per accendere le lampade. Piva, piva, l'olio d'oliva è uno dei più conosciuti canti tradizionali natalizi, era il richiamo che utilizzavano i produttori di olio del Bresciano alcuni secoli fa. Tuttavia questa cultura è rimasta sempre una cultura sporadica, continuamente minacciata dalle gelate che periodicamente poi nei secoli le hanno eh, distrutte. Oggi, anche a queste latitudini, è ormai difficile che l'inverno il terreno rimanga congelato per più giorni, come accadeva fino a pochi anni fa, e dunque l'ulivo diventa una coltivazione che ha forti indicatori di stabilità anche in questa zona. C'è un'associazione a Lugano, l'Associazione Amici dell'Olivo, diretta da Claudio Premoli, che sta stimolando la piantumazione di ulivi e in qualche maniera tiene la contabilità di questa crescita che è ormai esponenziale. Mi raccontava Claudio Premoli che molti agricoltori stanno estirpando vite che appunto nella zona del Ticino e soprattutto Merlot perché è il vitigno più eh, diffuso lo estirpano per far spazio agli ulivi. E qui apriamo il capitolo relativo alla vite per l'appunto che al contrario non se la sta passando affatto bene. La temperatura media aumenta e questo ha degli effetti rilevanti sulla eh, coltivazione delle uve. L'effetto più lampante è l'anticipo delle vendemmie, si vendemia sempre prima e questo sta accadendo un po' dappertutto in Italia e chiaramente non solo in Italia. Mario Poier è un enologo e viticoltore, è di Faedo in Trentino, sono andato a trovarlo a luglio nella sua cantina, la Poier e Sandri, che è una delle storiche cantine che si affacciano sulla strada dei vini. Cosiddetta. E lui mi raccontava che, nel giro di circa 30 anni, dagli anni 90 modo, la data di inizio della vendemmia è anticipata, è anticipata di circa 20 giorni. Lui mi diceva per anni la data per noi era attorno al 20 di settembre, sembrava quasi una data immutabile. Oggi si inizia il 28 di agosto, per alcune varietà molto precoce ormai il mese della vendemmia non è più settembre, come abbiamo imparato a scuola. No? Eh, settembre è la vendemmia, no, è agosto. Un mio collega e amico che si chiama Stefano Liberti, come ricordava prima anche Roberto, è un giornalista, un grande esperto anche lui di questi temi, di recente ha pubblicato un libro, Terra Bruciata, che consiglio a tutti, è un lungo viaggio inchiesta anche qui sugli effetti del cambiamento climatico in Italia, e lui ha incontrato un viticoltore abruzzese, Francesco Paolo Valentini, di Loreto Aprutino, anche qui una cantina molto antica, fondata addirittura nel Settecento e che nei suoi archivi conserva qualcosa di prezioso. Cosa ha di prezioso? Ha delle eh, antiche serie storiche in cui dalla fondazione della cantina venivano appuntate le date di inizio e di fine della vendemmia. E Stefano mi, mi raccontava di come questa linea fosse rimasta sostanzialmente retta per circa due secoli. Per poi iniziare a recedere gradualmente anche qui a cavallo degli anni 80 e 90 del secolo scorso. Ovviamente, questo comporta tutta una serie di problemi per l'uva e per il vino. E alla fine di settembre in Trentino il clima inizia a essere più fresco, ovviamente. Ad agosto è ancora molto caldo, l'uva è molto calda. Allora, Mario Poier, che è un innovatore, anche un inventore di macchine, un, macchine per la distillazione, lui ha creato molti brevetti, è un po'. Un, un MacGyver o un Leonardo eh, della cantina cosa fa? Inizia ad usare già negli anni Ottanta delle celle frigorifere per conservare l'uva al fresco in attesa della spremitura. E mi raccontava come all'inizio lo prendessero in giro i suoi colleghi: Ma cosa serve la cella frigo? Non, non serve a nulla, no, non, sei, sei troppo zelante. Oggi ogni cantina in Trentino ha la sua propria cella frigorifera. Altro problema. La vendemia in anticipo crea dei vini più alcolici e quindi mediamente di qualità inferiore. L'uva matura prima e quindi non possiede un grado fenolico per poter ottenere un buon vino. Francesco Paolo Valentini in Abruzzo addirittura salta alcune annate perché non ritiene che il prodotto potrà essere adeguato agli standard della cantina. Mario Poyer in Trentino... Ehm, anche qui, attorno agli anni Ottanta, lui brevetta una complessa macchina. La vedete? Che estrae in maniera naturale un po' di acqua dal mosto. E questo all'epoca serviva per ritoccare un po' a rialzo la gradazione alcolica, cioè far guadagnare quel mezzo grado alcolico in più ad un pino Nero, a un müller turgau in modo da renderlo perfetto. Una macchina che ha avuto un grande successo negli anni Ottanta. Oggi quella macchina non serve più. Anzi. Si ha il problema opposto. Il vero problema è che il vino è troppo alcolico e il problema è la maturazione dell'uva. L'uva matura troppo presto. E allora cosa si può fare? È semplice: si possono trasferire le vigne a quote più alte. Il fenomeno è ormai diffuso in Trentino, come nelle langhe, terre di Barolo, persino sugli Appennini. Portare la vite a quote che sfiorano anche i mille metri. Dove solo fino a vent'anni fa sarebbe stato impensabile poter piantare un vigneto, oggi offre il vantaggio di permettere una maturazione più lenta dell'uva e soprattutto delle uve più precoci. Ed è quello che stanno facendo sia Valentini che Poier. Mario Poier addirittura vanta forse il primato italiano ed europeo, perché sta sperimentando una coltivazione di uva Solaris in Val di Cembra a 950 metri di altitudine, quindi. Addirittura, insomma, quasi a mille metri, e il vino è perfetto eh, dal suo punto di vista, da un punto di vista organolettico e di gradazione alcolica. Ci spostiamo adesso un po' più a sud, le vedete, perché andiamo a Pisa e parliamo di albicocche. Perché Pisa? Perché a Pisa c'è un pezzo di comunità scientifica che da quasi mezzo secolo studia le albicocche e il loro difficile rapporto con il clima che cambia. Gli agronomi dell'Università di Pisa hanno scoperto che le piante di albicocco soffrono di insonnia. Sostanzialmente soffrono di insonnia. È un'ironia della sorte perché le albicocche sono tra i frutti più indicati per combatterla l'insonnia, eppure sono loro stessi ad avere un sonno tormentato. Che cosa significa questo? Me lo ha spiegato il professor Rossano Massai del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell'Università di Pisa. Dico correttamente: l'albicocco è uno di quegli alberi da frutta che ha bisogno invece di freddo, al contrario dell'olivo. Cioè, durante l'inverno ha la necessità di incamerare delle unità di freddo per entrare in una sorta di letargo vegetale, e per limitare insomma, il suo percorso vegetativo, per poi risvegliarsi e rifiorire in primavera. Ebbene gli inverni, sempre più miti, stanno creando all'albicocco una difficoltà ad addormentarsi. Cui, peraltro, corrisponde una difficoltà a risvegliarsi in primavera. Perché? Perché in primavera, al contrario, sono sempre più frequenti fenomeni atmosferici estremi, che sono anche questi effetti della crisi climatica. Si pensa sempre al riscaldamento globale: no? in realtà, anche quella che viene definita la tropicalizzazione del clima, quindi l'aumento esponenziale di eventi estremi qui nel Mediterraneo, è un effetto chiaro del clima che sta cambiando. E quindi gelate fuori stagione, come quelle che negli ultimi due anni si sono verificate nella seconda metà del mese di aprile e che hanno distrutto i raccolti di albicocche. In Svizzera ci sono molto famose le albicocche del Vallese che hanno subito una flessione nella produzione di oltre il 70% e non è andata meglio nel resto del Mediterraneo il professor Massai mi spiegava come da parte loro queste eh, vicende sono sotto osservazione ormai da decenni Rossano Massai è uno degli eredi del professor Rolando Guerriero che eh, negli anni 60 inaugurò a Venturina sulla costa livornese l'oasi dell'albicocco cioè un grande orto scientifico che negli anni è diventato una delle maggiori collezioni varietali di albicocche a livello internazionale pochi anni fa anche quest'osi è stata trasferita da Venturina a Colignola, nell'entroterra pisano, proprio per tentare di salvare questo grande patrimonio dal, dal clima che muta. Del resto queste fluttuazioni estreme nella stagionalità stanno provocando problemi anche ad altre varietà ortofrutticole e tra le altre anche ai cereali. Il grano, specialmente il grano duro, sta attraversando una forte crisi nella produzione in tutto il mondo. Eh, lo sappiamo, immagino molti di voi lo sapranno, lo leggiamo sui giornali. In realtà il problema più importante quest'anno si è verificato dall'altra parte dell'oceano, in Canada, che è uno dei maggiori paesi produttori di grano duro al mondo. Una lunga siccità e una serie di ondate di calore del tutto anomali hanno sostanzialmente abbattuto la produzione di grano e questo si ripercuoterà anche in Europa e anche qui da noi, in Italia, perché? Perché l'Italia importa molto grano duro dal Canada, e soprattutto per la produzione di pasta. Un import che è cresciuto in maniera rilevante proprio negli ultimi due anni, potremmo dire. E si parla già di aumenti del prezzo della pasta che interverranno probabilmente la prossima primavera, quando le scorte di grano probabilmente termineranno. Ma perché importiamo più grano? Perché ne produciamo meno? E perché ne produciamo meno? Perché anche questa volta per via del clima, anche, anche da noi. Io ho parlato con gli agricoltori pugliesi della provincia di Foggia, quello che viene considerato il granaio d'Italia, e cioè la Capitanata. Pensate che in Capitanata. Eh, vengono prodotti circa 7 milioni di quintali di grano su una superficie di circa 250 mila ettari. Qui, negli ultimi due anni, la produzione è calata fino al 30%, ed è successo soprattutto a causa delle gelate fuori stagione di aprile e quindi ancora una volta di eventi estremi. Ho aperto questa breve rassegna con un esempio virtuoso, se vogliamo, eh, quello del ritorno dell'olivo in Svizzera. Chiudo con un altro esempio positivo e questa volta nel cuore del Mediterraneo. Ci spostiamo in Sicilia, alle pendici dell'Etna, nella zona di Giarre, una terra che associamo tutti tradizionalmente agli agrumi, no? i limoni, le arance, i mandarini di Sicilia. Ebbene, proprio qui stanno aumentando anno dopo anno le coltivazioni di frutta tropicale, per l'appunto, e quindi mango, avocado, passion fruit. Una delle realtà più coinvolte in queste produzioni è il consorzio Daltropico di cui fa parte eh, l'azienda Sicilia Avocado di Andrea Passanisi. Andrea Passanisi è un giovane agricoltore, ha 20 anni circa, fa un viaggio in Brasile, scopre frutta che non conosceva, torna in Sicilia e assieme a suo padre decide di coltivarla. In realtà non è il primo a farlo perché già... Negli anni 60 c'erano stati i primi esperimenti proprio nella zona del Catanese, mango, avocado, papaya. Però negli ultimi vent'anni la produzione aumenta. Perché? Perché la temperatura durante l'inverno va sempre più raramente sotto lo zero e quindi non raggiunge i meno uno o meno due gradi che sarebbero fatali per questo tipo di piante tropicali. Oggi il Consorzio dal Tropico esporta in tutta Europa manghi, avocado, frutti della passione, papaya che vengono coltivati in Sicilia con criteri del tutto biologici e che per essere trasportati in Svizzera o in Belgio producono anche molte meno emissioni, ovviamente, no? rispetto alle medesime produzioni centro- e sudamericane. Ho passato in rassegna, in maniera piuttosto sommaria, spero... Non superficiale i temi del nostro viaggio inchiesta che potrete approfondire se vorrete sul portale di rsi www.rsi.ch io impiegherei questo tempo che, che ci rimane in questa seconda parte per parlare un po' invece di cosa si può fare, di che tipo di transizione appunto vogliamo, di che tipo di modello produttivo e di consumo invece eh, appunto, quale tipo di modello di consumo vorremmo, come attuarlo, come attuarlo nelle nostre città e anche che tipo di politiche possono essere portate avanti appunto, per supportarlo. A me sembra chiara una cosa, da, da quello che abbiamo visto finora: cioè che mh, il clima è già cambiato, eh, la crisi climatica è già in atto. Eh, non è qualcosa. Di cui attendiamo astrattamente l'arrivo da un giorno all'altro, no? magari seguendo le deadline eh, che si danno le istituzioni internazionali per abbattere le emissioni e che poi puntualmente non rispettano. Insomma. In realtà sono proprio le, le piante a dirci che qualcosa è già cambiato. E coloro che le piante le coltivano, gli agricoltori sono probabilmente le vere sentinelle del cambiamento climatico in questa fase importante che stiamo vivendo. Io credo che eh, una delle parole chiavi sia adattamento e lo dico eh, chiaramente con tutte le dovute specificazioni, perché è necessario continuare a, a combattere ovviamente per limitare le emissioni di CO2 e scongiurare un ulteriore aumento delle temperature che sarebbe, eh, avrebbe effetti disastrosi ovviamente, però a mio parere dobbiamo anche prendere atto che appunto il clima è già mutato. Dobbiamo adattare chiaramente un adattamento che non deve replicare gli errori commessi in passato, che deve tener conto anche eh, di quanto eh, di buono viene proposto anche dai giovani in questo momento, anche dai giovani agricoltori, però è necessario adattare le nostre campagne, è necessario adattare le nostre città, è necessario adattare i nostri stili di vita, un po' tutto, ehm, le nostre abitudini alimentari. Eh, devono cambiare, eh, devono adattarsi a una situazione che non è più quella di prima. Ci sono ah, appunto agricoltori giovani, come dicevo, che eh, provano a cambiare le campagne voltando su filiere sostenibili e su un'economia nuova, solidale. I casi che vi ho appena raccontato: gli olivi di Lugano, eh, le viti che vanno in ascensore in Trentino, ma anche appunto i manghi di Sicilia a me sembrano emblematici. No? Sono tutti casi di adattamento creativo, diciamo, cioè di chi in una situazione che appunto già è mutata eh, decide di fare qualcosa e di sperimentare un adeguamento che appunto viene portato avanti nel rispetto dell'ambiente e peraltro con grande successo, con grande efficacia. Parlando di eh, esperienze giovani e innovative, Direi tra campagna e città, tra mondo rurale e mondo metropolitano, un caso che mi piace citare è quello del Consorzio Agricolo Oltre Confin. In Veneto, tra le province di Treviso e Venezia, c'è un gruppo di giovani agricoltori che ha creato una rete che ha come obiettivo quello di un'agricoltura più sostenibile, ma non solo, anche di una distribuzione più sostenibile nelle città. Andando a combattere le vecchie logiche di distribuzione, o quantomeno a testimoniare che è possibile un'altra modalità di portare frutta e verdura in città, in questo caso, peraltro, in una città molto complicata come è Venezia. Io li ho incontrati, proprio oggi è andata eh, la loro storia su RSI News: ho incontrato Domenico Maffeo della biofattoria Rioselva di Preganziol, nel Trevigiano ho incontrato eh, Federico Mantovan dell'azienda Donna Gnora di Noale vicino Venezia e altri giovani agricoltori. Sono ragazzi tra i 20 e i 30 anni, molti di loro sono giovani laureati in varie discipline, non necessariamente connesse eh, con la terra. Ci sono architetti, esperti di beni culturali. Molti di loro sono neo rurali, e cioè non hanno alle spalle una generazione agricola. Quindi hanno scelto questa via per motivi ecologici, senz'altro ehm, per proporre un prodotto sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche per motivi più espressamente politici: cioè per proporre un modello differente di agricoltura e un modello differente di economia, un approccio solidale. Le aziende della rete Dal Confin si aiutano tra di loro, si scambiano le attrezzature, si scambiano gli skill, si scambiano le braccia quando ce n'è bisogno e ce n'è molto bisogno perché oltre che in campagna questi ragazzi le braccia le usano per la distribuzione dei prodotti in laguna. Questo che vedete qui eh, sulla eh, barca a remi, mentre trasporta il suo orto galleggiante per le calli di Venezia, è Federico Mantovanna di Donna Gnora la scelta di distribuire gli ortaggi con delle barche a remi, mi spiegava Federico, va al di là di un discorso prettamente commerciale, come ovvio. Vuole essere un messaggio nei confronti della cittadinanza veneziana. È possibile organizzare una distribuzione che non abbia impatto su un ecosistema già fragile come quello della laguna, minacciato, lo sappiamo, dalle grandi navi da crociera e da un inarrestabile incremento delle maree eccezionali, anche questo dovuto alla crisi climatica è possibile diciamo, acquistare prodotti provenienti da un'agricoltura sostenibile e da pratiche microeconomiche che siano solidali, che siano magari circolari e non lineari, come siamo abituati. Federico mi diceva questa cosa, noi cerchiamo in tutti i modi di portare un po' di campagna all'interno della città, all'interno del tessuto urbano. E questa mi pare una filosofia che può essere senz'altro esportata anche in altri contesti metropolitani, già lo è in realtà, no? penso a tutto il lavoro sull'orticoltura urbana che viene fatto in varie città, anche qui a Milano. E, diciamo che ecco, per ricollegarmi a quello che dicevo prima, la città e la campagna hanno questa, questa distanza che è una distanza che è diventata culturale. E, sono luoghi in cui si produce il cibo, le campagne, totalmente distanti anche culturalmente da quelli in cui invece il cibo si consuma. Però nelle città c'è anche una minoranza sempre più consapevole che a volte decide di spostarsi verso la campagna creando soluzioni agricole innovative, vedi Dornagnora a volte eh, insomma, eh, soluzioni che, che appunto cercano di far entrare la campagna in città e questo è il caso appunto sia di Dornagnora che degli orti urbani. Io credo che le politiche in questo caso dovrebbero andare nel, nella direzione di aiutare questa mobilità, favorendo una maggiore connettività e finanziando magari le infrastrutture digitali in modo che le persone possano spostarsi più facilmente senza stravolgere il loro stile di vita no? e lavorativo. Quindi avvicinare campagna e città anche culturalmente, credo tornare in qualche maniera no? a essere un po' in parte i contadini può essere una chiave di cambiamento. Io credo che ci siano poi esperienze ho citato tutte le esperienze eh, dei giovani eh, di oltre confina. chiaramente insomma siamo nella settimana una settimana importante qui a Milano eh, si parlerà appunto di esperienze eh, giovanili anche dopo io vorrei citare anche eh, quei tanti ragazzi della generazione Greta Thunberg che stanno letteralmente salvando il pianeta, eh, lo dico perché molti di loro ho avuto proprio il piacere di conoscerli. E, sono, ce ne siamo occupati all'inizio dell'anno scorso, ancora una volta su RSI News. Sono attivisti che oggi hanno eh, circa 20 anni o poco più, ma che in realtà sono già eh, dei veterani, per così dire, nella battaglia ecologica. Penso ad esempio a Boyan Slat, che non aveva ancora 16 anni quando ha ideato The Ocean Cleanup, che è questo ambizioso progetto per ripulire dalla plastica gli oceani, e adesso anche i maggiori eh, fiumi del pianeta. Ma penso anche a Felix Finkbeiner, che invece di anni ne aveva 9 quando si è inventato Plan for the Planet, Oggi ne ha quasi 24 e si calcola che abbia contribuito a piantare oltre 15 miliardi di alberi in tutto il pianeta. Quando l'ho incontrato a Zurigo, Felix mi ha spiegato che l'impegno fondamentale è proprio quello di esserci, cioè di partecipare, farlo, farlo attivamente e quindi continuare a pungolare i decisori istituzionali affinché cambino le loro politiche. Quindi, Dedicherei appunto questi ultimi pochi minuti, immagino no, Roberto, a, a parlare proprio di, di politiche, perché eh, ce ne sono tante di cose che andrebbero fatte. Eh, io sono un giornalista, per cui insomma eh, non ho molta voce in, in capitolo. E quello che posso dire è quello che, che sento eh, di aver capito dopo, dopo aver fatto questi viaggi, dopo aver parlato con queste persone. Credo, per esempio, che servano nuove politiche energetiche e industriali. Sicuramente servono piani di salvaguardia del territorio, sicuramente servono una diversa mobilità e certamente nuovi criteri di produzione e di consumo alimentare. Lo dicevi prima tu, Roberto, cioè l'agricoltura è l'unica attività che allo stesso tempo è sia vittima che carnefice, cioè che subisce fortemente le conseguenze del cambiamento climatico ma ne è anche una delle principali cause, chiaramente non gli stessi tipi di agricoltura. Eh. L'impatto del cibo sulla crisi climatica è evidente. La FAO ci dice che le produzioni alimentari hanno un peso di circa il 17% sulle emissioni climaalteranti, considerando anche gli allevamenti intensivi. Questo rapporto a doppio taglio tra agricoltura e cambiamento climatico ci porta ad una necessità, secondo me, alla eh, necessità di una ridefinizione dei meccanismi di produzione e dei modelli di produzione e di consumo. Attualmente il modello è quello della PAC, la politica agricola comune, che venne varata nel 1962, eh, gestita con fondi europei, che dovrebbe essere eh, rinnovata, si attende una nuova PAC che dovrebbe entrare in vigore eh, nel 2023 che integra gli obiettivi di sviluppo sostenibile del Green Deal europeo e quindi eh, agricoltura sostenibile, crescita delle aree rurali. Però il modello della PAC, per esempio, anche qui, anche con le eh, novità interessanti che sono state introdotte da, da questa riforma, si muove ancora. Come dire, su un piano che non va bene, eh, premia la quantità a discapito della qualità. Innanzitutto ti premio per quanti ettari hai e poi solo in seconda battuta per quanto sei sostenibile. Adesso semplifico chiaramente. Però eh, bisognerebbe ribaltare probabilmente questo paradigma. Bisognerebbe premiare innanzitutto il rispetto dell'ambiente e incentivare probabilmente transizioni energetiche. Concludo con una, come dire, un, un riferimento anche alla grande distribuzione organizzata perché abbiamo parlato di campagne, abbiamo parlato di città, abbiamo parlato di politiche, e però eh, come dire la grande distribuzione organizzata è probabilmente quasi sinonimo di metropoli, di, metropoli, di città, insomma. Noi tutti siamo de, degli Homo metropolitanus, non so come dire, e, e ci cibiamo praticamente quasi unicamente attingendo alla grande distribuzione organizzata. La grande distribuzione organizzata ha un ruolo di responsabilità morale perché il 70% degli acquisti alimentari si fanno lì ed è indirettamente responsabile dei cambiamenti. Costringe i fornitori a settarsi su parametri di quantità e di produttività, chiedendo sempre di più e pagando sempre di meno. La grande distribuzione organizzata probabilmente dovrebbe chiedere ai fornitori di fare un certo tipo di agricoltura, questo aumenterebbe il costo del cibo, ma questo è un problema che si può risolvere sia riequilibrando eh, i valori attribuiti alla filiera, per esempio in questo momento eh, i distributori guadagnano molto troppo rispetto appunto ai fornitori, ai produttori quindi probabilmente questo andrebbe riequilibrato e però bisognerebbe far pagare probabilmente anche un po' di più il cittadino, raccontargli probabilmente una storia di eh, differenze più efficace rispetto a, a questi anni passati fargli comprendere il senso profondo dell'aumento di prezzo se io pago 35 centesimi una latta di pelati c'è qualcosa che non va, è evidente e quindi Alcune catene però di grande distribuzione si stanno già muovendo in questa, in questa direzione. Io concludo ringraziando, e, come dire, spero che, che sia tutto chiaro, concludo con una frase che, ha detto, che mi ha colpito, ecco, l'ha detta Vanessa Nakate, un'attivista ugandese e, contro il cambiamento climatico, l'ha pronunciata appunto in questi giorni il... Youth for Climate, io ho parlato di adattamento prima, la chioso perché appunto è fondamentale. Lei dice che la crisi climatica sta spingendo alcune comunità oltre i limiti dell'adattamento e non ti puoi adattare a morire di fame. Non possiamo solo pensare a delle politiche che riducano le emissioni nel futuro, ma bisogna fare i conti anche con le perdite e i danni. Che, sta, che stiamo già vivendo ed è tempo che i leader mettano le perdite e i danni al centro delle loro eh, negoziazioni. Questo è emblematico, lo dico, in calce anche perché probabilmente molto spesso questi ragionamenti che facciamo sono ragionamenti che possiamo fare appunto in questo versante, su questo versante del pianeta e probabilmente dovremmo farne altri anche più comprensivi, appunto di situazioni eh, più globali. Grazie mille. Grazie. Grazie mille Gilberto, super interessante veramente, per me è stato un bellissimo racconto e, e, e credo veramente super efficace, nel senso che voglio dire adesso si, si capisce concretamente al di là diciamo, della teoria e, e credo che un, un punto essenziale che tu hai toccato è questo tema dell'adattamento. Non stiamo solo parlando di come mitigare, cioè ormai in qualche modo gli effetti si stanno producendo, per cui dobbiamo anche adattarci. Ed è chiaro che la sostenibilità, ovviamente, i modelli di produzione chiamano in causa anche. La capacità di adattamento, cioè qual è, qual è il modo di produrre che meglio si adatta ai cambiamenti climatici e alle comunità poi di, di riferimento. E, e' toccato un altro punto fondamentale concludendo il tuo discorso: il tema dell'adattamento è un tema di giustizia sociale, di giustizia climatica. Cioè non, 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 è un tema chiave: l'adattamento si finanzia. È un po' quando parlavi anche del tema della mobilità, della migrazione legata al clima. La, le persone che si muovono per varie ragioni, alcune legate anche al clima, e non vuol dire che eh, adesso il cli, la, la mobilità diventa un'opportunità di adattamento a cambiamenti climatici, attenzione, l'adattamento è una questione di politica e di responsabilità degli stati che devono finanziarlo, ovviamente poi contribuendo anche al tema della sostenibilità nella produzione. Quindi grazie mille, eh, purtroppo dobbiamo un po' accelerare perché... Stiamo un po' eh, fuori tempo, grazie anche a voi che, che state rimanendo comunque qua ad ascoltare e adesso mh, parleremo di, di, tre, di tre concetti fondamentali eh, che si affiancano a quelli, eh, a quelli introdotti già da Andrea e da Gilberto. Parliamo di, di, dieta, di dieta sostenibile, c'è un rapporto Lancet... Importante del 2018, mi sembra che appunto eh, ragiona un po' sulla, mh, sui limiti ecologici dell'attuale dell sistema di sviluppo, eh, perché non è soltanto le emissioni, no, ma noi stiamo perdendo biodiversità stiamo eh, riempendo i terreni di, di fosfati che non ci fanno più, eh, che, che fanno perdere la fertilità ed altro, e appunto ragionavo su questo nesso tra salute e sostenibilità nelle diete, no? evidenziando come è possibile pensare a una dieta che non solo fa bene all'ambiente ma fa bene anche alla salute. Ottavia, su questo punto del concetto di dieta sostenibile e di che cos'è e del perché, in qualche modo come dire, è importante anche nella, nella riflessione sulla transizione, eh, lascio, lascio a te. Ti ringrazio davvero tanto Roberto e ringrazio anche gli interventi che mi hanno preceduto. In realtà ci sarebbero davvero tantissimi spunti da quello che è emerso e, e sul tema della dieta sostenibile in effetti... È qualcosa che ehm, molto spesso è difficile da definire, sostenibile, sostenibilità è un termine che purtroppo troppo spesso ultimamente eh, viene usato spesso a sproposito perché ovviamente è un termine un po' come naturale che ci rincuora e ci fa sentire ovviamente anche eh, più verso eh, un mondo migliore, anche se non è sempre così. E, ed è molto interessante, ci tengo a, a iniziare da eh, una suggestione che... Ehm, mi è sovvenuta quando ho visto eh, il progetto degli avocado e dei mango in Sicilia e credo che la persona più felice di questo progetto sia mia mamma perché quando sono tornata dopo l'università ho bandito qualsiasi prodotto frutto esotico eh, che eh, avesse percorso troppi chilometri lungo la filiera eh, e quindi ho vietato qualsiasi prodotto eh, non sostenibile dal punto di vista eh, delle emissioni emesse per arrivare fin da noi. E l'altro giorno abbiamo mangiato il primo mango siciliano e ho colto la gioia nei suoi occhi e questo che cosa, ci può anche, cosa mi ha fatto riflettere su quanto effettivamente eh, questi cambiamenti climatici, ma anche i motivi per cui eh, questi cambiamenti climatici sono in atto, hanno davvero molto a che, a che, a che fare. Con anche la nostra vita quotidiana. Magari al, super, al, al telegiornale sentiamo spesso parlare di transizione ecologica e ci sembra che non abbia nulla a che vedere con noi, che sia qualcosa di estremamente astratto come gli obiettivi di sviluppo sostenibile, quando invece sono estremamente connessi con una dieta sostenibile. Infatti, se pensiamo a quanto è cruciale modificare i nostri sistemi alimentari, come abbiamo visto anche dalle, dalle storie che ci ha raccontato. È altrettanto importante fronteggiare ciò che significa e che significherà per i cittadini, per noi stessi eh, e per anche i cittadini di domani. Perché, ovviamente, modificare i sistemi alimentari affinché siano più sostenibili implica un cambiamento anche in ciò che è il frutto dei nostri sistemi alimentari che sono appunto le nostre diete ciò che noi consumiamo e in realtà i consumi sono già cambiati tantissimo e un po' in realtà ne abbiamo visto le conseguenze in queste storie proprio Dopo la seconda guerra mondiale in cui c'è stato il boom economico e anche una grande industrializzazione che ha permesso da un lato di avere eh, dei, eh, una maggiore possibilità economica e anche un accesso a dei cibi che fossero più industrializzati e quindi anche a costo più basso. Quello che non, di cui non ci rendiamo conto forse ancora è quanto effettivamente i nostri consumi abbiano impattato la possibilità di raggiungere una dieta sostenibile che sia appunto eh, sostenibile per la nostra salute e per il nostro pianeta, perché ovviamente sostenibile si può declinare ambiente, salute, diritti dei lavoratori, che è sicuramente eh, uno dei pilastri di una dieta sostenibile, ma rimaniamo in questo ambito sul, sulle criticità legate all'ambiente. Ed è fondamentale soprattutto sottolineare uno dei dati che possiamo citare, che l'agricoltura in Italia come settore è responsabile del 7% delle emissioni di gas serra. E questo dato ci sembra quasi irrilevante, 7% non è una percentuale così elevata perché dovremmo badarci così tanto. Ma se poi andiamo a indagare, mi basta citare ad esempio che il 55% dei bovini che consumiamo in Italia è in realtà importato. Non vi dico i milioni e milioni, se non erro, 59 milioni di cosce di maiale all'anno che vengono importate per produrre i nostri rinomati salumi esportati poi come Made in Italy in tutto il mondo. E ovviamente questi sono consumi italiani che hanno poi un effetto climatico, magari in un altro Stato, che quindi non rientra nella nostra percentuale di emissioni di gas serra, ma che poi va a contribuire invece a, a, a incrementare l'impatto, l'impronta ecologica di un altro, di un altro Stato. E questo è fondamentale perché appunto se ragioniamo su quanto sia necessario eh, fronteggiare la crisi climatica, scendere in piazza e affrontare questi temi, altrettanto importante anche noi come attivisti possiamo in, in rappresentanza eh, di attivisti di Food Wave sottolineare come eh, ci siano dei dati che non possiamo più... Eh, ignorare rispetto anche ai nostri consumi quotidiani e quindi all'impatto che hanno oggi eh, sul, sulla crisi che stiamo vivendo, sulla crisi climatica e anche sociale. Eh, un dato interessante è che il 50% dei suini eh, che sono mh, allevati in Italia vengono allevati proprio qua in Lombardia ed è una cifra ovviamente enorme che ha una ripercussione importante rispetto all'impatto ambientale. E, Dicevamo prima che Brescia ha più maiali che abitanti, che fa un po' sorridere, però magari è un qualcosa a cui non pensiamo tutti i giorni quando consumiamo il prosciutto dentro un toast al bar. E queste soltanto sono alcune di cifre, come eh, i 140 milioni di polli allevati in Italia, che ci fanno riflettere su quanto anche molto spesso. Abbiamo, siamo arrivati a, a consumare molto meno di quanto molti meno anche specie animali o colture vegetali. Se chiedessi, qua stasera, nell'ultima settimana, quante diverse verdure, ortaggi o frutta abbiamo consumato, probabilmente difficilmente riusciremmo a superare le dita di, un, di due mani. E questo è cruciale e vado alla conclusione per passare la parola agli altri due attivisti che sono con me qui stasera rispetto all'importanza di eh, molto spesso, e lo leggiamo in realtà anche nel nuovo eh, piano eh, che il governo ha proposto per questo appunto. Resilienza dell'Italia dopo questa grande crisi che abbiamo subito, che stiamo ancora passando, eh, come eh, chiave l'intensificazione sostenibile, quindi eh, riuscire a eh, diciamo superare l'impatto ambientale, quindi anche per delle diete più sostenibili, intensificando ancora di più la produzione. Questo però ovviamente va a scapito eh, di tantissime produzioni locali, magari estensive, che eh, supportano il territorio e sono ovviamente. Eh, molto importanti anche per il territorio stesso e va scapito anche a uno dei temi che per me è cruciale, che sono i legumi, perché adesso è molto facile avere un beneficio eh, immediato con un fertilizzante di sintesi, quando invece pratiche contadine eh, da anni e, e secoli passati erano le rotazioni, le, le rotazioni culturali, uno dei cardini dell'agroecologia, dell perché infatti eh, le leguminose hanno proprio questa caratteristica di fissare l'azoto nel terreno, oltre ad essere meravigliosamente buoni, e anche estremamente benefici per la nostra salute. E qui mi riallaccio in conclusione proprio rispetto a quanto una dieta più sostenibile, più amica del clima, e in effetti studi lo dimostrano, il rapporto appunto della Commissione di It-Lancet è emblematico rispetto a quanto questo sia evidente e non possiamo sicuramente più eh, ignorare le evidenze. Grazie Ottavia e... grazie mille e tra l'altro appunto il... credo che questo tuo intervento si colleghi anche molto con quello che diceva prima Andrea no? cioè, lo, sullo sforzo anche di lavorare dalle diete menù poi fondamentalmente per quello che può un'istituzione pubblica a partire da, dal suo ruolo diciamo di distribuzione alimentare eh, però c'è un tema anche e eh, qui vengo a Virginia c'è un tema anche di come, eh, come dire dalla dal concepire una transizione nelle diete, si riescono poi in qualche modo a eh, lavorare non solo sul piano educativo, perché quello è un tema, però anche eh, sono altri due temi che io sollecitavo anche prima Virginia. No? Il tema della conoscenza, che è il primo, poi c'è il tema dell'accessibilità, quindi quanto sono accessibili queste diete sostenibili, e il tema della disponibilità, ovvero i mercati, dove le trovo, dove le compro. Ecco. Quindi chiara Virginia di aiutarci un po' a disegnare diciamo, alcune riflessioni, ecco, anche non definitive su questi tre aspetti eh, sì, ehm, ci provo è eh, lunga eh, diamo qualche suggestione e intanto sulla questione legumi secondo me, mh, leggevo recentemente no, ehm, che veniva detto parla, un, un attivista per la sovranità alimentare araba, diceva l'hummus non è una salsa, no, perché ha un connotato storico, ha un valore che noi lo consideriamo come una salsa d'aperitivo no? e probabilmente è una delle forme più comuni in cui adesso troviamo i legumi al ristorante, no? È difficile trovarli tra, tra i piatti. No? Ogni tanto forse c'è una pasta e fagioli, ogni tanto. però magari chi se la consuma poi viene anche preso in giro, no? Perché anzi sei mangiato la pasta e fagioli. Quindi c'è anche proprio questo deridere, quello che in realtà è la nostra tradizione, la nostra dieta mediterranea, che tanto poi osanniamo e tiriamo in ballo quando ci serve, eh, però poi non seguiamo, no? perché nel concreto la dieta mediterranea sarebbe già una dieta 80% vegetale che prevede legumi tutti i giorni per tutti, non solo per vegetariani e vegani e quindi anche questo inventarci è una tradizione da difendere però solo quando ci, ci, ci conviene e, e si, si rischia di finire quando si parla di sistemi alimentari di consumo si rischia di finire anche nella trappola quando si parla di Consumo sostenibile, allora no, consumo locale, consumo biologico, consumo sfuso: questi sono un po' i cardini, però ci sono un po' delle trappole in questo perché se rivediamo il nostro modo di fare la spesa, ma non rivediamo la spesa che facciamo e la dieta che facciamo, poi dopo finiamo sempre lì no? perché magari biologico è biologico convenzionalizzato: cioè il biologico che passa dalla GDO, dalla grande distribuzione organizzata, quindi nel suo pacchettino magari anche di plastica. Eh, lo sfuso sì, però magari ho un packaging sostenibile oppure sfuso, però se non, se non è sostenibile il contenuto, magari c'è la, la bistecca, però adesso la bistecca si trova anche nella carta biodegradabile, però è sempre bistecca. E poi locale che è anche un, è un claim molto importante, no? Cioè, Diventa poi anche la trappola del locale perché, eh, ugualmente, comprare bistecche, formaggi o comunque prodotti animali che hanno un, gr un grande impatto climatico dal contadino dietro casa ci sembrano più etici, più sostenibili, ma a, a livello di produzione siamo sempre lì più o meno, no? non è il problema solo dell'allevamento intensivo, anche l'allevamento estensivo ha, dei ha problemi simili perché sono legati poi ai, ai capi di bestiame, agli animali e, e quindi. Poi dopo si finisce anche a dire, no? quando si prova a parlare di consumi responsabili e consumi sostenibili, che poi siano elitari, no? perché hanno un prezzo diverso e questo è un dato di fatto, provare a comprare diversamente a un prezzo diverso, a volte anche molto, molto maggiore. E bisogna scardinare la differenza tra valore e prezzo, perché il prezzo... Rapportato, il prezzo è ingiusto ma è in, in realtà è ingiusto anche il livello dei redditi è ingiusto anche il tempo che viene dedicato e che si può dedicare alla spesa e il rischio poi è quello di eh, Chiedere intanto super responsabilizzare il cittadino senza ricordarsi che ci sono cittadini con responsabilità diverse, a cui possiamo chiedere le cose in maniera prioritaria, con priorità diverse e soprattutto si finisce poi a pensare, no? magari anche non si compra cibo biologico ma si compra anche tanto cibo preparato, gastronomia, cibi surgelati perché poi... Cioè si va anche nella, nella carenza di tempo, no? e poi alla fine da cosa ci libera questo? Ci libera forse un, un po' di tempo, ma in realtà eh, eh, produciamo quello stesso sistema che è lo stesso che poi ci assoggetta e ci ha obbligati in prima istanza a dover risparmiare, a dover, ehm, risparmiare tempo e soldi perché alimenta quel circolo di, di GDO e quel, quel, quell'approccio diciamo, produttivista e, e consumista al cibo e alle nostre vite, al nostro lavoro. E, poi il, cibo, cioè, il prezzo del cibo è anche una scelta politica, sono prezzi fasulli no? perché ci sono prodotti molto sussidiati. Prodotti, no? un, un litro di latte di soia costa di più di un litro di latte vaccino e questa è un'aberrazione: c'è cioè, anche un'IVA molto diversa. No? Uno è considerato un prodotto eh, base, l'altro è considerato un prodotto di lusso perché ha un'IVA al 22%. Questa è, è una decisione eh, politica, come, come tutto. No? E, quando si parla di si è parlato di agricoltura sostenibile, quindi di agroecologia eh, non può esistere un'agroecologia che non sia volta alla sovranità alimentare, l'agroecologia è politica. La sovranità alimentare, però, soprattutto quando parliamo di città, eh, non è solo parlare di orti urbani, non è solo parlare necessariamente del, dell'autoproduzione. Non possiamo chiedere questo, chiederci questo. Significa parlare di reti alternative del cibo che vadano oltre alla responsabilizzazione dell'individuo alle scelte imprenditoriali che chiediamo ai produttori, significa ragionare su scelte che sono collettive, che sono politiche, che sono amministrative, senza però togliere responsabilità agli attori più piccoli. E a livello di sovranità alimentare urbana una cosa molto importante è creare e sostenere, perché in realtà ci sono già prima anche delle... Politiche, magari c'è cioè la, la società civile che è più avanti no, a volte, ehm, sostenere quello che già c'è e, e sono le reti eh, del cibo alternative, no? e si parla di reti e non più di catene del cibo, proprio perché non è più una cosa verticale, ma un, si ritorna anche alla qualità relazionale poi, del cibo, lo scambio. Eh, I mercati contadini, che anche qui bisogna anche capire: prossimi sì, però che tipo di agricoltura fanno, sono mercati contadini sostenibili eh, biologici e biologici, e altri no. Hanno bisogno di spazi, di aree, di posti che siano attrezzati, che abbiano fontanelle, che abbiano attacchi per l'elettricità, che siano posti eh, con, con dei parcheggi, che siano accessibili, ehm, proprio perché diventino un, un posto di incontro, un posto anche di, di cittadinanza intenzionale, perché diventa un, un luogo di aggregazione. Eh, oltre, a, oltre ai mercati. Ci sono probabilmente tanti che conosceranno esperienze eh, di quartiere che sono i gruppi di acquisto solidali, ci sono gli empori di comunità che sono una cosa molto nuova, a Milano credo non ci siano ancora, il primo è nato a Bologna nel 2018, eh, qualcuno, ancora, qualcuno è in fase di, eh, di creazione, sono sostanzialmente delle cooperative in cui tu compri e fai la spesa ma contribuisci anche in, minura, in, mi, in misura anche proporzionale al, al tuo tempo con del tempo, con delle azioni e questi posti hanno bisogno di spazi e gli spazi il comune ce li ha, può darli in comodato d'uso eh, oppure può partecipare all'affitto all, all dei locali e poi servono consulenze che devono essere gratuite perché insomma queste esperienze sono difficili anche burocraticamente da, da, da replicare, da, da iniziare, sono nuove, sono pioneristiche e, e serve creare rete e contatti tra le esperienze che già esistono in Italia e questo cioè, può essere radicale per ora è nicchia, però l'obiettivo è proprio quello, cioè di uscire dalla radicalità perché Radicale è una scelta politica, no? cosa, cosa scegliamo che sia radicale e cosa scegliamo che sia normale è sempre una scelta politica. Se oggi è normale la GDO e i supermercati i giganti a più piani, questa è stata una scelta, è una scelta frutta di un certo tipo di, di sviluppo e, e di, 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 di mondo e di società che, che abbiamo costruito. Questo non significa che lavorare in senso no, utopico, forse verso qualcosa che oggi ci sembra super marginale, non, non riesca a produrre poi un cambio di paradigma. E questo forse è anche il senso dell'essere qui, del, dell'attivismo, cioè tenere, tenere a mente no, in mezzo all'orrore, in mezzo alle tante difficoltà del cercare di vedere le cose con uno spirito positivo, no? perché è difficile per tutti noi, se siamo qui probabilmente siamo anche tutti molto arrabbiati, molto spaventati, cioè fissare lo sguardo no, su ciò che è bello, su ciò che resiste e lavorare in quel senso, avere una postura... Mh, Critica e consapevole in ciò che si fa senza necessariamente essere attivisti o meno, perché siamo tutti qua con un certo grado di partecipazione e responsabilità da cui non siamo esenti, qualsiasi sia il nostro lavoro in realtà. Ci si prova pian piano. Grazie. Grazie Virginia, e grazie a perché ho messo. Gli ho messo una fretta maledetta, quindi brave, brave ancora di più, devo dire la verità, che hanno compresso due domande in una. e Io adesso stiamo andando veramente, abbiamo pochissimi minuti, non ci sarà tempo neanche per gli interventi dal pubblico. Francesca ha detto che, <ride> eh, che, che spariamo, ci dematerializziamo <ride> dalle, dalle 20.55. Per cui, <ride> per cui eh, io passo subito, mh, subito ad Emilio e mh, con anche per lui una, una, una sollecitazione. E, mh, si è parlato di agroecologia, eh, si è parlato di eh, transizione dei sistemi eh, produttivi. Ah, una cosa che volevo dire rispetto al suo punto, velocissima: ha toccato un punto essenziale la politica, la transizione si fa con le politiche alimentari, non solo con le politiche agricole. E sulle politiche alimentari sono vari attori e ruoli e anche opportunità degli enti locali, lo vediamo anche per il Comune di Milano. Questo, scusa, mi sembrava un punto importante. Allora, Emilio, torno a te: agroecologia. Eh, produzione urbana transizione dei sistemi di modelli di produzione dacci qualche idea, qualche riflessione anche tu su questo. Grazie Roberto grazie a tutti eh, ma in realtà vorrei partire appunto dal, uh, da questo uh, binomio crisi climatica agricoltura perché uh, al mondo ci sono 800 milioni di persone che soffrono la fame e oltre un miliardo di persone sono o sovrappeso o addirittura obese. Quindi il problema non sta nel, uh, nel, nella produzione di cibo, sta nella distribuzione. E uh, fate conto che uh, al mondo si producono 4 miliardi circa di tonnellate di cibo ogni anno, 1,3, un terzo, viene sprecato, viene sprecato durante tutta la filiera, e di questo oltre la metà nei paesi industrializzati che paradossalmente sono quelli più avanzati che hanno tecniche più avanzate, la tecnologia e è sempre un paradosso gli stati che subiscono maggiormente avete parlato prima di giustizia climatica gli stati che subiscono maggiormente uh, le, uh, le problematiche uh, legate al, al cambiamento climatico sono i paesi che contribuiscono meno all'inquinamento all del nostro pianeta Uh, quindi diciamo appunto uh, c è, c è un, dobbiamo cambiare completamente il nostro sistema di produzione e di distribuzione e uh, le, città, le città rivestono un ruolo fondamentale. Noi adesso, da, mh, da, da qualche anno, uh, la popolazione urbana ha superato la popolazione rurale e quindi mh, diciamo che le città hanno uh, davvero un ruolo importante in, in questo. E venendo venendo all'Italia uh, volevo portarvi due esempi perché comunque l'agricoltura la, uh, la, in città si pratica, si fa da anni, da sempre e sta diventando sempre un, uh, una, un qualcosa di, uh, sta crescendo. Adesso Andrea mh, lo, potrà, lo, lo può anche testimoniare, lui lavora appunto per la Food Policy. E, mh, adesso, nella mia zona, vi faccio un esempio: non è ancora partito il, uh, un progetto bellissimo che è il frutteto del Gallaratese, che mh, spero che parta più presto. Perché, appunto, si tratta di uh, disseminare alberi da frutto nel quartiere. Ah, Un'altra cosa che volevo fare, uh, un richiamo all'intervento all di Andrea. Era riguardo alle mense al, al progetto che eh, nasce eh, che mh, si sviluppa sulle mense scolastiche. Qualche anno fa per altri motivi lavorativi sono stato a Milano Ristorazione e vi posso garantire eh, che ci hanno fatto provare tutto quello che producono. E devo dire che è buono, no, non me le ricordavo così la mensa a scuola mia. Quindi eh, è stato davvero, no, è davvero un gran lavoro. E comunque, appunto, l'agricoltura la, in città c'è e si produce, eh, anzi e questa produzione può, può, può davvero eh, contribuire in maniera significativa al fabbisogno delle aree urbane, del, de, di cibo delle aree urbane. Qualche anno fa uno studio dell'Università dell di Bologna ha eh, censito tutta la, l'area urbana di Bologna, ci sono all'incirca 80 ettari di tetti piatti quindi potenzialmente coltivabili. E su questi 80 ettari di tetti, attraverso colture idroponiche, quindi appunto eh, che prevedono soprattutto in un periodo eh, come, come il nostro dove l'acqua sta diventando sempre più preziosa, un minor consumo d'acqua, hanno stimato eh, una produzione in grado di soddisfare il 77% eh, della popolazione dell'area urbana. Tre quarti, è un numero enorme. Dall'altro lato l'esperienza dell'agricoltura uh, dell in città ha, ha un altro risvolto che è quello sociale, perché uh, vi, vi porto l'esempio, qua a Milano, se andate in via Padova, ci sono gli orti di via Padova che sono, uh, sorgono su un'area che prima era una discarica. Niente più di più, niente di meno, è stata, è stata riqualificata, bonificata, bonificata no, perché infatti non è possibile coltivare la terra, però è stata riqualificata ed è diventato un punto di incontro per, per i cittadini del quartiere, dove si ritrovano, discutono, coltivano, si organizzano eventi eh, e così via. Quindi eh, c'è diciamo questa doppia valenza, sia appunto da un lato eh, prettamente. Di, eh, per soddisfare i fabbisogni, dall'altro da un punto di vista sociale. Uh, c'è un, un video di, di Gilberto, che vi invito a guardare perché sono davvero molto belli, quello della, sulla capitanata, c'è un agricoltore che a un certo punto dice noi siamo i guardiani della terra e del clima. E effettivamente è vero, chi conosce la terra meglio di loro. Chi, chi può dirci che cosa, di cosa ha bisogno? E una cosa che sta accadendo nel, uh, negli ultimi anni è il ritorno dei giovani alla terra. Avete visto appunto l'esperienza di Venezia, di, di, Venezia della, di, quella, di quella zona del Veneto, dal Trevigiano a Venezia. E eh, c'è da dire che in Italia eh, siamo il primo paese in Europa per eh, aziende guidate da under 35. Sono oltre 55.000. E rispetto a cinque anni fa, abbiamo visto una crescita del quasi il 15%, un numero enorme. E questo perché ovviamente eh, si tratta di, come, come sapete, fino a, a qualche decennio fa, anzi anche meno eh, si scappava dalla terra perché era associata alla, alla povertà economica. Adesso i giovani stanno tornando, ma stanno tornando come? Formati eh, in, che portano innovazione e questa innovazione che cosa, che, che cosa comporta? Comporta una maggior produttività. Diciamo che all'incirca una media, un'azienda guidata uh, da, un, da giovani che comunque investono in, uh, in, in innovazione, in tecnologia, ha una resa del 70% maggiore. E questo porta anche occupazione. E, però ci sono dei problemi, ovviamente. Da un lato, l'accesso al credito, che, riguarda, uh, che è comunque un problema in Italia perché ovviamente non, non, se non hai una base, una base monetaria perché alla fine di quello si tratta di soldi non puoi costruire niente, se non ti fanno, non ti fanno un prestito, se la banca non ti presta i soldi eh, tu puoi avere tutte le belle idee di, di sto mondo, però lì rimangono e quindi la politica è importante la politica è fondamentale eh, come appunto ci, ci diceva Virginia vi voglio solo far notare, poi chiudo, vado in chiusura che eh, nel recovery plan, il, no, il famoso piano nazionale di, ri, di ripresa e resilienza, oltre 200 miliardi di euro, sapete quanto è dedicato all'agricoltura sostenibile? 2,5 miliardi, l'1%. Mentre l'anno scorso il nostro paese ha dato 34,8 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi tra indiretti e indiretti. Quindi diciamo che eh, le cose Possono cambiare, devono cambiare e soprattutto che questo, questo dualismo città-campagna ormai non esiste e non deve esistere più perché ormai la campagna sta entrando in città, anzi è entrata in città e continuerà sempre di più. Grazie a tutti. Grazie, grazie Emilio. E qui dobbiamo chiudere. Io volevo ringraziare il Comune di Milano, ActionAid per organizzare questo evento, ringraziare Gilberto Mastro Matteo. Virginia Pignata, Ottavia Pieretto, Emilio Bianco e Andrea Magarini e grazie a voi per esserci stati, buona serata.

Si sente? Sì. Non scappate perché adesso c'è la seconda sessione del talk e poi ci sarà la visione del film Animal in anteprima nazionale in diretta con Cinema Ambiente a Torino. Quindi rimanete ancora qualche minuto, saremo velocissimi. Non vi preoccupate. prova ci siamo? Ciao, buona serata, buona sera. eh, grazie ai superstiti che sono rimasti con noi eh, scusate un po' il ritardo, siamo stati lunghi sulla tabella di marcia e, allora il contesto della serata l'abbiamo sentito fino a questo momento, insomma il racconto di cosa si si tratta, cos'è Feed Your Future, questo evento, ehm, questa tre giorni che si sta svolgendo qui al Base e in particolare in adesso vi presenteremo un evento che si inserisce eh, nel programma del Milano Film Festival eh? e che sarà in programma sabato prossimo. Ne mi presento, io sono Alice Zampa, sono una giornalista di LifeGate che è media partner dell'evento, quindi un media network che si occupa di sostenibilità da più di vent'anni. E con me c'è Alessandro Beretta che è il direttore artistico del Milano Film Festival. Ciao, buonasera. E, e appunto con lui aggiungeremo un tassello a quello che si è detto fino adesso. Abbiamo parlato del nesso tra eh, il cibo e l'ambiente e adesso parleremo anche di cinema. E quindi infatti l'evento di cui vi parleremo si chiama proprio Food Wave, il cinema, il cibo e l'ambiente. Si inserisce nel progetto Food Wave ehm, che è guidato dal Comune di Milano insieme ad Action Aid Italia con eh, una trentina di partner eh, di 16 paesi, come ci hanno spiegato all'inizio del, del talk. E, e questo evento uh, si inserisce proprio in questo contesto. Adesso chiederei a, ad Alessandro di raccontarci un po', uh, partiamo da lì per poi scoprire qualche anticipazione della nuova edizione del Milano Film Festival, che è un'edizione un po' speciale, un po' uno spin-off. Esatto. Cioè Milano Film Festival sono 24 anni che portiamo in città, in vari luoghi e in vari modi, anche a seconda dei budget. Quindi anche gli eventi culturali hanno una loro sostenibilità, cinema indipendente internazionale e focus su registi che crediamo valga la pena scoprire da vicino e quando è possibile li portiamo anche a Milano per dei workshop e altro. E il tema dell'ambiente quest'anno lo tocchiamo appunto nell'appuntamento che hai citato, Food Wave, il cinema, il cibo l'ambiente, che sarà sabato 9 ottobre alle 6 e mezza ai giardini Indro Montanelli, è un evento gratuito e siamo i giardini Indro Montanelli perché siamo un festival diffuso, abbiamo sempre occupato spazi pubblici e quest'anno, anche se magari farà un po' freddino, abbiamo deciso di andare a ai giardini e avere lì un'arena con 200 posti distanziati e un bello schermo da 10 metri. E poi saremo anche alla Cineteca Met e al Cinema Arcobaleno e il programma lo trovate chiaramente sia sul sito che sui nostri social. Questo appuntamento è il primo di una collaborazione con Foodwave triennale e abbiamo accettato volentieri la, diciamo, la sfida di trovare dei contenuti giusti per raccontare il tema della sostenibilità e quest'anno partiamo con eh, un talk, un invito a una influencer che si occupa di cibo, cioè Florenzia Di Stefano Abicain, che ha un, insomma, ha un suo seguito e tratta spesso il tema del food non solo in una maniera spettacolare ma anche diciamo, eh, intelligente e pensata, a dialogare con eh, alcuni attivisti moderati eh, da un giornalista di Lifegate, cioè da Tommaso Perrone, per poi svelare, dopo il talk, il suo film, diciamo, del cuore. Ma non prendete questo del cuore in un senso eh, da diario delle medie, ma del cuore rispetto al tema della sostenibilità. Eh, è, un, è un meccanismo, diciamo, un'idea un di presentare i film che usiamo da qualche anno, che si chiamava My Screen, cioè abbiamo invitato negli ultimi tre anni alcuni influencer o artisti che ci piacciono, ad esempio non so, Mischeta, a svelare non sui social il loro film preferito, ma solo e unicamente dal vivo. Il risultato è stato riempire la sala eh, con un film a sorpresa e spesso e volentieri eh, non è un film banale. E anche la scelta di Florenzia che stiamo chiudendo in queste ore, perché comunque ogni volta che qualcuno sceglie un film il nostro lavoro a un festival è capire chi ce l'ha in mano, a chi pagare i diritti dov'è la copia, è sempre una specie di caccia al tesoro eh, il film che ha scelto Florenzia è molto diciamo coerente con le tematiche ha un, insomma, è una fiction del Sud America non posso dire di più ho cercato di, di farmi <ride> dire, che, dire che il è titolo. fiction è ma non, non è, è stato e tocca il tema insomma, della, di, di chi vive d'agricoltura in, in paesi altamente sfruttati e lo fa in una maniera comunque drammatica, molto interessante e molto bella. Quindi l'idea è che sia sì un incontro a Teva ma sia anche l'occasione per una visione inedita e l'occasione per una visione inedita non semplicemente perché l'hai letto in un'intervista o in un post ma perché sei lì e lo vedi su grande schermo. E poi mi dicevi l'importanza del festival dal vivo che voi a differenza di tanti altri festival non avete eh, optato per una edizione in streaming, un'edizione online perché per voi la dimensione della presenza dal vivo è fondamentale perché proprio anche in questi contesti che il cinema ha un effetto dirompente diverso anche eh, sul pubblico. Sì, cioè l'idea che il festival... Eh... Fatto a Milano, non siamo Venezia, quindi non abbiamo eh, le star sul red carpet e i nostri film non è che poi vengono venduti nel mondo. È l'idea che sia un'esperienza per la città e per la comunità della città, questo l'abbiamo sempre pensato. Quindi la parte diciamo sociale e che in anni non covid poteva essere anche festaiola e democratica è fondamentale. L'idea che, che il festival sia anche appunto un, uh, un incontro di tante persone che a volte non si conoscono e che discutono dei film insieme e che magari si conoscono bevendo una birra e poi chissà, avranno una storia d'amore cioè il festival è un evento culturale non un festival di cinema per come lo intendiamo noi è un evento culturale non da studiosi o da soli cinefilm ma per tutti e questo tutti per cercare di raggiungerlo sta anche nella proposta dei film che facciamo quindi cerchiamo di trovare dei film sì, diciamo, d'autore ma e volendo ci sono anche quelli d'autore difficili, ma anche insomma molto comunicativi e molto condivisibili. Ad esempio, in concorso quest'anno abbiamo solo quattro lungometraggi solo di registe donne, tutte abbastanza giovani, e tutte dove il tema principale è la consapevolezza del corpo, la politica del corpo, l'estetica, però raccontati attraverso delle storie molto fresche, mi viene da dire. Non non... Non è un caso eh, che, che Foodwave, che questo progetto appunto internazionale, eh, abbia scelto il Milano Film Festival eh, proprio per veicolare i suoi messaggi, perché sappiamo che promuovere l'attivismo significa esserci, essere dal vivo e, e creare queste occasioni di, di scambio. E, quindi, allora, abbiamo pochi minuti perché tra poco vi anticipo che ci collegheremo con Torino, col Cinema Massimo di Cinema Ambiente per la serata inaugurale. E in questi minuti vorrei chiedere ad Alessandro, so che appunto ehm, il Milano Film Festival da sempre ha un occhio di riguardo per il, il tema della sostenibilità e se vuole raccontarci qualche, qualche titolo, qualche film che in questi anni è stato particolarmente significativo, che è passato dai vostri schermi. Volentieri, diciamo che è un, è un tema che passa in diversi film, in diversi autori. Eh, abbiamo avuto alcuni anni un appuntamento solo su quel tema, come con The Cove, dove si raccontava appunto della, della caccia ai delfini, film americano che poi ha vinto anche l'Oscar. E eravamo in quegli anni, poi, cioè, quando io ricordo i festival, ricordo dove eravamo: eravamo al teatro studio, vicino allo trailer, era tutta un'altra situazione. Poi un anno chiave, e un regista, secondo me, tuttora molto importante, è Nicholas Gayralter, che è un documentarista austriaco a cui nel 2015 dedichiamo la prima e unica retrospettiva completa italiana, è un regista che ha 50 anni, eh, non pensate a un vecchio maestro, ma eh, in diversi dei suoi film ha toccato questo tema, quindi penso a Our Daily Bread, il nostro pane quotidiano che potete trovare anche completo su YouTube, eh, gratis, che è un film del 2005 dove racconta la filiera de, della produzione del cibo in Europa cioè dalla carne all'agricoltura ai polli, è un film eh, senza colonna sonora, senza voce narrante, quindi non è il classico documentario di denuncia a cui un po' siamo abituati. È un film di osservazione, ma un film di osservazione dove quello che vedi ti fa capire che cosa arriva, cioè quanto c'è dietro quello che arriva sul tuo piatto e quanto può essere impressionante. E lo stesso regista nel 2016 in un film che abbiamo proiettato proprio qui eh, a base in anteprima italiana a un'edizione del festival in Homo Sapiens, è andato poi invece a fare un documentario, anche questo, muto, cioè senza musica e senza voce narrante, sulle rovine eh, lasciate dall'industria. Le rovine lasciate da, quindi non so, complessi industriali abbandonati, città abbandonate, progetti lasciati a metà, e cosa succede in queste rovine. Tutte queste rovine che sono poi un segno del, del, del passaggio dell'umanità e, che adesso classifichiamo come antropocene, ovviamente, hanno sia una, un effetto inquietante sullo spettatore, ma hanno anche un loro effetto estetico stranissimo. Cioè, che fa fascino noi vedere la fine del mondo mentre noi ci viviamo in mezzo? E credo che questa poi sia una delle domande più importanti quando si parla di ambiente, cioè devi pensare alla fine, quando tu sei in mezzo a qualcosa che accade devi cercare di prendere diciamo, le giuste misure per far sì che la fine non arrivi. Dicevamo una visione distopica che invece è realtà. Esatto, <ride> che può essere dietro... Che è diventata tristemente realtà. Poi parlavamo, ci sono altri film che hanno avuto un grosso impatto, in particolare quest'anno, non so se hai già visto Cowspiracy eh, di qualche anno fa, ma Sea invece che parla, è un documentario che ha avuto un fortissimo impatto sul, sul pubblico e, e parla del, della pesca industriale, di tutto quello che c'è dietro eh, al pesce che arriva sui nostri piatti, e per dire appunto che i documentari hanno un impatto fortissimo, eh, magari più di tanti altri media, perché vanno a raccontare storie, a dare un volto al, ai temi di attualità eh, che, che, che leggiamo sui titoli dei giornali e, e questo è un po' la forza del cinema. E, sì, li conosco e sono senza dubbio degli ottimi prodotti del portare un certo messaggio. La cosa che apprezzo di questi film è che nasce comunque anche da un attivismo reale. Cioè, mentre invece talvolta appunto, un cineasta come Gay Ralter va per i fatti suoi, non ha dietro una base da cui, di, da cui dire adesso andiamo a cercare di raccontare questo tema. È un tipo di, di cinema diverso più frontale e, e senza dubbio eh, fa inchiesta, questo sì. Che poi a volte possa essere troppo gridata questa inchiesta è un parere da critico, non da uh, programmer di festival, cioè non da persona che mostra i film. Senza dubbio però le, le, il cinema e, e il documentario sono due strumenti che allargano il campo, il campo molto veloce, troppo veloce dell'industria dell delle news, cioè che vada dal giornalismo scritto, che in Italia ha sempre meno soldi, al giornalismo video, che ha comunque dei format sempre più stretti, la, la forza e la capacità del, del cinema è quella di rompere il format, volendo, cioè di inventare un altro modo per raccontare una storia che per tanti, magari, è una riga in un articolo panoramico su un problema. Penso. Appunto, a questo Sea Shadows che abbiamo proiettato, Sea of Shadows, che abbiamo proiettato nel 2019 sulla pesca della Vachita, questa balenottera azzurra rarissima la cui, come si chiama, la cui spina la, dorsale la sembra avere. vescica natatoria. Sì, la cui vescica natatoria sembra avere. Poteri medici incredibili in Cina, risultato cinese. ogni esemplare viene venduto a 50.000 dollari, qualcosa no, di poi, simile. Sì, C'è tutta una storia complessa. Perché lì la, la focena, la vachita viene eh, praticamente eh, viene intrappolata dalle, dalle reti che, che vengono messe per catturare un altro pesce, la esatto. Totoaba. Quindi non è neanche la diretta. Eh, causa di, non, diciamo, i pescatori contrabbandieri non vogliono neanche andare... Però a se la ritrova. Pesca. Esatto, quindi... però quello che volevo dire è che in quel caso è un, può essere un articolo interessante che leggi su Internazionale, magari, perché se penso a uno spazio stampa che può avere dare aria a questi contenuti, internazionali è uno di questi, e invece è un film eh, prodotto da Leonardo DiCaprio che ha il ritmo di un thriller, cioè tu come spettatore continua a chiederti cosa succede tra un minuto e riuscire a raccontare, cioè piegare i linguaggi anche di genere alla forza del contenuto credo sia bello, cioè non succede spesso ed è, ha, ed è una bella via. La forza che hanno questi, per dire, Sioux Shadows, questo, questo documentario che citi del National Geographic, ha avuto il, la forza di, di, di smuovere il governo messicano? A, eh, a intervenire per tentare di, di, appunto di salvare dall'estinzione questa piccola focena, che in realtà purtroppo poi non, non ci sono riusciti praticamente perché ne sono rimaste 10 quest'estate. però eh, per dire che, come anche altri film, eh, come Caccia al Lavorio. Dopo l'uscita del film eh, il governo cinese ha messo al bando il traffico, diciamo il commercio legale dell'avorio, per dire la, la forza, la, il, la, il potere, la potenza che possono avere questi documentari, quando magari sono usciti decine di articoli, inchieste su quell'argomento, esce il film su Netflix, o piuttosto che eh, il governo cinese si muove addirittura dopo anni e anni di tentativi eh, di fermare questo, questo contrabbando dell'avorio. Quindi il cinema a volte cambia la realtà, mica male. Realtà, non sì, è sì, male. Ecco. Assolutamente, cioè, ci sono esempi, esempi di questo. Quindi eh, anche per quanto riguarda l'attivismo, è sicuramente un, un, uno strumento importantissimo. Siamo. Ah, ok, noi siamo andati ah, okay. tutti. No, noi siamo andati di, di a, ra a razzo, <ride> quindi di cosa vi vuoi parlare? <ride> un beh, io ripeto che vi siamo, siamo dall'8 al 10 ottobre, questo devo dirlo ah, sì, praticamente ecco. oggi. Aspetta, qualche informazione in più sulle location del, del festival, no? Beh, più che altro sul programma, appunto, cioè abbiamo un'international film competition con 20 corti e 4 lunghi, di cui ho detto prima, appunto, diretti da donne. Poi, fuori concorso, abbiamo un, un grosso film, diciamo, per sera. Eh, la sera d'apertura sarà France di Bruno Dumont in anteprima italiana un film che era in concorso a Cannes Dumont è un regista che ha una lunga carriera molto autoriale e questo è il suo primo film un po' più di sistema e per entrare un po' più nel mainstream cosa va a raccontare eh, il sistema delle, delle notizie delle news, cioè la protagonista è Lea Seydoux, la bella Lea Seydoux lasciatemelo dire, nei panni di questa giornalista immagine di un canale news 24 ore e che è un più un volto che una giornalista. A un certo punto è un incidente e cambierà, cambieranno un po' le carte in tavola. E siamo molto contenti che insomma, abbiano accettato l'invito per aprire un po' il festival, anche perché comunque la protagonista è una donna, si ricollega un po' con eh, l'idea dei lungometraggi in concorso diretti solo da, da registe. Poi abbiamo un omaggio a questo regista francese Bertrand Mandicot, che è un, è un regista, passatemi il termine, un po' folle in senso buono, è un po' visionario che fa, crea questi insomma, film dove il gender è completamente messo in discussione e sono dei, quasi dei film di fantascienza, posticci, un po' anni 70, con delle tematiche però comunque molto attuali. appunto. After Blue, che è questo film passato a Locarno e noi proietteremo sabato sempre ai giardini montane di sabato sera. La storia è fondamentalmente questo: cioè, il pianeta Terra è ormai andato a rotoli perché è troppo inquinato, e quindi vanno tutti vanno a cercare un pianeta nuovo da abitare. Questo pianeta si chiama After Blue, peccato che una volta lì gli uomini muoiono. Le uniche sopravvissute sono le donne. E noi il film si apre già dentro questo pianeta abitato solo da donne e dove si consumerà una strana vendetta che ha, insomma, un taglio quasi western, è un film assurdo, però la premessa di questa distopia è, alla fine, ambientale e climatica. E poi chiuderemo, in, in grande stile, con... Eh, cioè sono contento che abbiano accettato, con eh, l'ultimo film di Todd Haynes, il documentario The Velvet Underground, dedicato, ovviamente, eh, a loro, e sarà l'unica proiezione italiana prima che il film vada su Apple Plus dal 15 ottobre vedere quel film su grande schermo ha un altro effetto perché è un, è un mix continuo di cinema sperimentale degli anni 60 found footage e materiale d'archivio rarissimo ed è un film dove sì cioè, i protagonisti sono Lurie della sua band ma l'altro grande protagonista è Andy Warhol quindi diciamo che è anche riscoprire Cosa potevi fare quando non c'era una pandemia negli anni 60, voglio dire? Una scena culturale così agitata come New York negli anni 60 ti fa solo venire voglia quando torneremo a una normalità di riprovare a fare al meglio cultura nei modi che possiamo. Intanto vi, vi anticipo il film che, ve, che, che verrà proiettato dopo, si chiama Animals e appunto è in anteprima per l'Italia questa sera la serata inaugurale di Cinema Ambiente che è il festival di cinema ambientale più importante d'Italia e anche a livello internazionale è un film del regista e attivista francese Cyril Dion è stato presentato a Cannes e questa sera a Torino ci saranno i due giovani attivisti, protagonisti i colleghi dei ragazzi diciamo che c'erano prima seduti qui che verranno intervistati, noi potremo assistere all'intervista Intervista. Se la tecnologia ci assiste, va tutto bene. Eh. Proviamo a aprire il collegamento col, col cinema Massimo. Vediamo di, di Torino. Vediamo se riusciamo a salutare il direttore Gaetano. Capizzi. Ecco, vedo qualcuno. Ah, vedo già lui. Ecco, forse stanno già intervistando. Sì, sono i due ragazzi, vedo Luca Mercalli Con i due ragazzi protagonisti di Animal. Cioè, quando ho incominciato a, diciamo, a portare avanti quello che è la mia attivismo, e devo dire che io ero una misantropa totale, assoluta, a 360 gradi, nel senso che volevo proteggere la vita sulla Terra, ma eh, diciamo che volevo proteggere la vita degli animali e non pensavo molto a quello che è l'aspetto la, del mondo vivente umano più non umano. Poi invece eh, durante il film mi sono resa conto che esiste anche la possibilità di provare empatia anche per il mondo umano, l'essere umano soprattutto quando abbiamo, ci siamo trovati a interagire con l'allevatore di conigli perché lui ci ha fatto capire all'inizio, l'avete visto, era arrabbiato ci sono stati dei problemi poi ha cominciato a rispondere alle nostre domande mano a mano se... Eh, si è lasciato andare diciamo e ha parlato di quella che è la vera situazione, il tutto è riconducibile proprio a quello che è il sistema, il sistema che abbiamo creato, il sistema che l'essere umano ha creato che ci intrappola esattamente come hai detto cioè che anche l'allevatore, non solo i conigli anche l'allevatore e tutte quelle persone sono in gabbia in un certo senso perché nessuno di noi vorrebbe distruggere tutto e rendere il mondo inabitabile di partenza se potessimo, ma il sistema che, che abbiamo creato non ce lo permette e quello che vi che dico, bisogna cambiare, cioè abbiamo necessità di un cambiamento sistemico nel senso del sistema proprio perché anche lui eh, quando parlava è chiaro che se avesse avuto delle condizioni perché gli permettessero di se avesse delle condizioni che gli permettessero di mantenere se stesso la sua famiglia e le persone che lo circondano in modo decente probabilmente non non alleverebbe animali e soprattutto non in modo così crudele ma magari alleverebbe, avrebbe la sua fattoria se, e Coltiverebbe vegetali, no, verdure, ortaggi sì, e cose del genere. Invece, questo, è, diciamo, questo può essere considerato lui stesso anche una specie di metafora del sistema, perché è lo specchio di quello. Che spesso succede, o che forse ciascuno di noi può provare, perché non credo che tutti di partenza abbiano, cioè abbia, abbiano eh, determinati eh, abitudini, utilizzi, mangino cibi industriali grassi e con, eh, de derivanti da allevamenti intensivi e vogliono utilizzare a tutti i costi la macchina inquinante, eccetera, eccetera, ma perché questo è il sistema, questo eh, che. È per questo che è necessario diciamo, cambiare il sistema e educare, istruire, fare in modo che la gente venga a sapere e sviluppi una consapevolezza. E infatti, questo allevatore è anche egli, possiamo dire, una vittima. E devo dire che dal film mi è sembrato che voi siate riusciti a costruire un rapporto onesto con lui, perché questo, questa persona poi. Vi parla con il cuore, dice perché è in trappola, sommerso dai debiti e quindi costretto ad allevare in modo crudele, sempre più conigli, semplicemente per cercare di pagare i debiti e riuscire a sopravvivere. Invece, un'altra parte del film, più che la denuncia, è anche una indagine con degli scienziati. Siete andati anche a parlare. Con degli scienziati e chiedere il loro parere, per esempio, sulla biodiversità, sul futuro del rapporto dell'uomo con, con la biosfera, con la natura. Qual è un po' la tua sintesi? Che cosa puoi riassumere da questi incontri con dei grandissimi scienziati in giro per il mondo? Giusto per. Sentite, giusto per, per contestualizzare, il film racconta um, proprio del viaggio di questi due ragazzi, che sono due attivisti <ride> eh, eh, che sono andati proprio in giro per il mondo a cercare risposte, a intervistare esperti eh, per andare proprio all'origine delle cause della crisi climatica e del riscaldamento globale. Quindi il film racconta questo. Eh. E niente, adesso noi ci siamo arrivati nel bel mezzo dell'intervista, quindi si, si capisce poco, però. Uh, uh, C'è Luca Mercalli che è il meteorologo. Um, uh, forse conoscerete, uh, che gli sta intervistando Insomma. Cioè, diciamo che l'ecologia è una scienza che studia i libri, le relazioni tra il web the, del the mondo. So when we talk about ecology as a fight, uh, when we talk about the ecological fight, um, it means that we should think and react, and sorry, think and um, act in a way, um, new relationships which should be uh, free, free relationships between non-humans and humans, but also inside the human society. Which means that uh, it should include uh, the, um, uh, the destruction, in a way, of relig relationships, of dominations inside uh, systems like racism, patriarchy, and so on. And that's also what we see with the rabbit Former. Sorry for my voice. Tanto così riassumiamo e poi ci avviamo verso la conclusione. Sì, diciamo che quando in, io insomma sono sempre stato eh, ambientalista, nel senso che anch'io pensavo diciamo, all'approccio di protezione e così via, senza includere il pensiero del, dei non umani. De, de, scusate, dei, sì, sì, sì. dei non umani. In realtà mi interessavo più dell'aspetto. Non, non includevo, no, scusate, non includevo gli umani. Poi mano a mano <coughs> ho incominciato. A interessarmi di più a quella che è la rete appunto della vita, umani e non umani, e sono diventato un ecologista. Nel senso eh, di quello che è eh, storicamente l'approccio ecologico, cioè l'ecologia, è nata è una scienza che è nata come che è interessata a quella che è la rete proprio della vita, e, quello, e quindi quello che è compresa di. Eh, vita umana e non umana. E, quello, e quindi so, ho incominciato a interessarmi a quelle che erano le lotte ecologiche, cioè eh, quello che permette la, il tentativo diciamo, di ricreare dei rapporti, delle relazioni, dei rapporti liberi all'interno di quella che è la rete della vita, eh, in modo tale, reazioni libere tra quello che è l'umano e il non umano, e, in modo tale sviluppare quello che può essere un pensiero e un'azione che, a livello globale, possa evitare qualsiasi tipo di rapporto eh, sbilanciato. Eh, non soltanto dal punto all'interno del, della rete della vita, un rapporto sbilanciato che possa, di dominanza, di potere che può anche riguardare quello che è razzismo, patria situazioni patriarcali e così via. E quindi quello che ho cercato di fare è rivedere i rapporti in modo tale che, la, per, per parlare di una vera rete della vita, con rapporti tra umani e non umani a livello. Eh, naturale all'interno, proprio a livello diciamo paritario, all'interno di quello che era la rete della vita. Um, siamo in conclusione. Nel film vedrete Bella e Vipulan prendere l'aereo più volte, perché sono andati anche in luoghi del mondo un po' distanti. Ma oggi sono arrivati a Torino in treno da Parigi e da Londra. Pensate di non prendere più l'aereo in futuro se non per casi di emergenza? Così come siete anche diventati vegetariani. Okay. Um, so before the film, I pledged myself I wouldn't fly for um, sort of trivial reasons like going across the world to lie on a beach, for example. Um, since the film, I have travelled on a plane um, for a charity I work with called Reserva. We travelled on a, like a scientific expedition, and I think the point i would make is that you know we all need to do the most we can to reduce our impact but one thing to remember is maybe vipalan will disagree with me but i think um, to take action and to be an activist doesn't mean that your life has to be completely purged of hypocrisy doesn't mean you have to be vegan completely plastic free not taking any flights um, to speak up and to take action i think is something for everyone no matter where you are on the spectrum of sustainability um and Yes, I'm gonna, you know, because I'm I have this platform now, which I'm really grateful for to be speaking at places like this. I think I have a responsibility to do the most I can, like not flying, like being vegan. Um, but you know, that doesn't mean that you have to be completely perfect to be an activist. And I lapse a lot and and very make lots of mistakes. And I think, as we all do, because we're human. Um, but that shouldn't stop you from having a voice and standing up. Eh, anche, pri anche prima, in realtà, prima in realtà mh, volavo il meno possibile. Insomma, limitavo, non prendevo certo l'aereo la, eh, per cose di minore importanza, tipo andarmi a stendere su una spiaggia. Eh, però non, il fatto di incominciare a eh, agire. E portare avanti una vita diciamo da attivista non significa che in realtà riesci completamente a eliminare ogni traccia di ipocrisia dalla tua vita, perché questo è il sistema in ogni caso. Diciamo che quello che si cerca di fare è di fare del proprio meglio per. Eh, contribuire, siccome abbiamo una responsabilità, adesso ho la fortuna di poter parlare, di poter far sentire la voce, di poter mostrare cose, c'è una certa responsabilità nei confronti del mondo delle altre persone per cui quello che cerco di fare è eh, mantenere diciamo mantenermi fedele a quelle che sono le mie, eh, le mie idee di base mm. è chiaro che eh, siamo tutti esseri umani quindi si fanno degli errori e ci saranno dei momenti in cui magari volerò anche, però in genere come ho volato in passato, per esempio, anche per ehm, delle cause eh, di, di valore, ecco per quanto riguardava anche eh, de, dei momenti di, di, della società delle associazioni di. Eh, di, di che aiutavano le, le popolazioni e così via. Però, quello che è necessario fare è comunque cercare di mantenere al minimo limitare quello che è l'intrusione, diciamo, dei momenti di ipocrisia nella propria vita e dare voce a queste Bene. cose. Allora, grazie per la vostra coerenza e consapevolezza. Ne abbiamo bisogno veramente tutti. Awareness. Prendete a modello loro e li vedrete nel film tra poco, Thank you, bella andare. Va bene, allora iniziamo con il film, ma non so se veramente siamo collegati con Milano. Ci sentiamo. Possiamo vedere Milano sullo schermo o è tutto.? Un bla, bla. Ah, so, eccoli, eccoci, ecco i nostri sì, ecco, amici ciao. di Milano. Ciao Gaetano, oh, ciao, mi senti? ciao Alice Zampa, ciao Alessandro. Ciao Gaetano. Ecco, siamo qui uniti da un progetto comune della città di Torino e della città di Milano che si chiama Food Wave, con il Milano Film Festival e abbiamo Action Aid. E dove siete in questo momento Alice? Siamo al Base Milano e questa sera abbiamo parlato di un altro festival del Milano Film Festival con il direttore artistico Alessandro Beretta che è qui con me e, e che dall'8 al 10 ottobre torneremo in presenza a fare un festival di cinema quindi per me vedervi certo, da qua ecco. l'inquadratura e da dietro vedere la sala, il pubblico è emozionante, non vediamo l'ora anche qui di tornare a, a proiettare Però, dal sono, vivo eh, come è andata la manifestazione degli studenti questa mattina a Milano? Sì, bene, bene. Diciamo Grazie. che Milano in questi giorni è un po' l'ombelico del mondo per quanto riguarda la lotta alla crisi climatica. Eh, sono giorni molto intensi e bene. non sono ancora finiti. Sapete che c'è in corso la pre-COP e okay. questa sera abbiamo parlato di cinema, cibo, ambiente e siamo qui anche per farvi gli auguri insomma, per l'inizio di Cinema Ambiente e ci vedremo anche allora, dal grazie, vivo Alice, ci trovarvi. vediamo nei prossimi giorni qua a Torino e godetevi anche voi Animal, per cui grazie spegniamo le luci e iniziamo col film della serata buona visione e buon ciao, festival ciao. Grazie, buona visione Grazie e adesso partirà Grazie. in contemporanea la proiezione del film, quindi buona visione. Buona visione. E vi aspettiamo al Milano Film Festival, ovviamente, in particolare sabato, come vi abbiamo detto, alle 18.30 ai giardini in Montanelli. Ai giardini in Montanelli, se piove saremo in Cineteca Met, lì in piazza Oberdan, quindi non preoccupatevi.